L'appello, lascio la parola all'ufficio consiglio per l'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, sì, ha risposto. Allora guarda, Montai è stato più sicurato. 14, 15, 6, 7, 8, 9, 14, 15. 15 c'è il numero legale. Aspettiamolo. Sono presenti 15 e sono assenti 9 persone più un giustificato. C'è quindi il numero legale, no? Sì, sì, sì. C'è il numero legale e possiamo iniziare. Nomina gli scrutatori. Sì. Sì. Intanto informo che sono stati presentati emendamenti in merito alla deliberazione che abbiamo oggi al punto 4 dell'ordine dei lavori. Quindi al momento opportuno li discuteremo, li verranno presentati, verranno discussi e verranno votati. Allora, nominiamo gli scrutatori di oggi. Gli scrutatori di oggi sono La Zazzera, De Chiara, Cerconi. Possiamo quindi passare al primo punto all'ordine del giorno. E si tratta dell'interrogazione numero 5 presentata in data 21 settembre 2016 dai consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto il Parco delle Mura Aureliane. Abbiamo qui l'assessore Pierfranceschi che risponderà in merito. Benissimo, la parola alla consigliera Cerconi. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri e assessore. L'interrogazione ovviamente è stata depositata più di un mese fa e il motivo erano le condizioni in cui versava il Parco delle Mura Aureliane. L'anticipo dicendo che ho ben visto, abitando nel quadrante, l'impegno che ci sta mettendo il Comitato delle Mura per mantenere e insomma pulire l'area. È un comitato molto attivo e quindi io per questo lo ringrazio pubblicamente, perché sappiamo che non è facile insomma dedicarsi anche al bene comune. Tuttavia rimangono delle situazioni pericolanti, in particolar modo, e mi riallaccio solo adesso citandola anche per quanto riguarda Via Gaglia, il taglio degli alberi lungo il viale. Sono agli alberi ad alto fusto, sono dei platani se non vado errata, e ovviamente hanno necessità di un intervento manutentivo notevole. Questo avviene su tutto il quadrante, quindi ovviamente il Parco delle Mura è un parco molto frequentato,
un parco a ridosso di un bene archeologico e ci siamo sentiti, Fratelli d'Italia si è sentito di depositare questa interrogazione in un momento in cui effettivamente non c'era manutenzione. Tengo a sottolineare esclusivamente una cosa: per quanto ci possiamo affidare ad associazioni e comitati di quartiere, il municipio in questo caso non può lavarsene le mani, nel senso che ci sono poi determinati aspetti che sono, come vi posso dire, impossibili da gestire per appunto un comitato, e questo è il caso degli alberi ad alto fusto che perdono durante il periodo autunnale le foglie, e questo genera ovviamente degli allagamenti perché vengono otturati tombini e caditoie. Quindi la richiesta è semplicemente il periodo in cui è imprevisto l'intervento di pulizia. Ovviamente le chiedo, assessore, di non ripetermi il fatto che l'hanno già fatto, quello l'ho visto da solo, che hanno tagliato il prato e che hanno pulito le siepi. Io mi riferisco agli alberi ad alto fusto e quando sono in programma gli interventi manutentivi. Grazie. Allora, buongiorno. Gli alberi ad alto fusto fanno parte di interrogazione 8, che faccio? Le rispondo tutte e due insieme? No, no, non è, guardi, non è la 8, è la 5. C'è vabbè. Scritto nel considerato che non è stata più effettuata la pulizia di siepi, taglio delle stesse e degli alberi e del prato. Ovviamente il comitato di quartiere è intervenuto per siepi e prato, non possiamo pretendere che abbia un corredo per arrivare fino agli alberi ad alto fusto, e sono quelli che ci interessano. Grazie. Allora, la situazione attuale è una situazione abbastanza particolare, perché la gestione della manutenzione del verde veniva affidata in tempi recenti dal servizio giardini alle cooperative, e col processo Mafia Capitale si è bloccato questo canale operativo. Praticamente non è più possibile. Non è stato possibile negli ultimi mesi fare utilizzo di queste cooperative. Quindi quello che succede al momento è che non solo il parco delle Mura Aureliane, ma praticamente tutta la città è in attesa di questa ripresa degli interventi di manutenzione delle alberature. A questo riguardo ci sta una cosa che è stata chiamata informalmente appaltone, che nelle intenzioni del servizio giardini dovrebbe rifare uno zero di tutte le alberature cittadine, ed è un processo che è già partito col commissario Tronca e sta completando il suo iter attraverso tutta la parte burocratica dell'amministrazione. Quando questo grande appalto di quasi tutte le alberature romane, sono 5 o 6 diverse tipologie di alberi, andrà in porto, vedremo che si ricomincerà a effettuare le potature. In effetti in questo momento c'è una situazione di criticità causata appunto dal fatto che per mesi non è stato possibile effettuare questo tipo di interventi. A questo riguardo rammento che in epoche passate il servizio giardini disponeva in proprio del personale e delle attrezzature per effettuare questi interventi. Scusate. Vabbè, cerco di chiudere. Il servizio giardini è stato nel tempo ridimensionato proprio in quest'ottica di affidare il lavoro in gran parte alle cooperative, quindi adesso si ritrova nella indisponibilità sia di persone che di attrezzature per effettuare una corretta manutenzione del verde. Quello che può effettuare sono interventi periodici, però non con la frequenza richiesta, e non diciamo si lavora in un attimo a gestire la situazione in attesa che poi tutta questa materia venga ripresa in mano e riorganizzata. Per quanto riguarda il parco lineare, ci sono stati
in tempi recenti due interventi. Il 19 ottobre c'è stato un intervento coordinato dal Comitato Mura Latine e da un'organizzazione che si chiama Roma Altruista. Quindi la parte da Porta Metroni a Porta Latina è stata sistemata e ripulita grazie a questo intervento. La parte rimanente da Porta Latina a Porta San Sebastiano, rammento che il parco lineare con questa denominazione va da Porta Latina a Porta San Sebastiano, l'estensione è 1,25 km e non 12 come scritto nell'interrogazione, è stata pulita dal servizio giardini in un intervento appunto la scorsa settimana. Questo intervento non è stato richiesto dall'assessorato, è semplicemente sono interventi che loro pianificano di settimana in settimana in base a quelle che sono un po' le situazioni divenute nel frattempo più critiche, appunto nell'attesa che riparta questo processo di assegnazione a cooperative o si trovi una soluzione differente. Questo è quanto di Presidente per la vabbè faccio da solo e... sì. E allora, cioè, sull'interrogazione non posso dire nulla perché c'è effettivamente riportato quella che è la situazione attuale. Spero di avere al più presto in commissione o comunque come consiglieri un piano degli interventi appena ci sarà il prossimo appalto per valutare anche quali sono le priorità. E preciso solo una cosa, il parco lineare di cui parlo è vero che da Porta Metronia arriva a Porta San Sebastiano, ma i 12 chilometri sono comprensivi di tutto il costeggiare il parco ed era inizialmente possibile prevedere anche una pista ciclabile e comprende anche la parte dopo praticamente l'attraversamento sulla Cristoforo Colombo, per quello chiedevo, perché ecco quello sarebbe invece un ottimo progetto per rilanciare tutta la passeggiata. Per quelli sono i 12 chilometri, non è che mi sono sbagliata e volevo prendere. La parte dopo la Cristoforo Colombo attiene all'ottavo municipio, per cui su quella possiamo fare pressioni, ma non è che ci riguarda direttamente. La risposta è stata quindi data, e possiamo passare al prossimo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è l'interrogazione numero 7 presentata in data 21 settembre 2016 dai consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale di via Puglia. Consigliera Cerconi. Posso chiederle una cosa? Io lo so, cioè mi sono anche truccata, quindi va benissimo questa mattina fare le foto. Penso che se mi prendono dall'là viene anche meglio, però se dovrebbero chiederlo al presidente. Io non ho nulla in contrario, però solo per regolamento vanno richieste le fotografie. Ma io non ho problemi, nel senso che tanto siamo ripresi, quindi però pure per gli... Io lo ripeto oggi, così eviteremo di ripeterlo anche in futuro. No, soprattutto per le segretarie che giustamente... Sì, io le ho già consultate la volta scorsa e l'ho detto anche nello scorso consiglio. Abbiamo chi ci riprende... Abbiamo chi ci riprende e il filmato finisce ovunque, quindi mi sembra a questo punto ininfluente che qualcuno faccia foto in aula. L'unica cosa che chiedo è che le persone che fanno le foto siano dall'altra parte. L'ho già detto la scorsa volta e non credo che ci ritorneremo sopra. Okay. Comunque io non ho nulla in contrario. Cioè nel senso, bene. Va benissimo. Anche perché sì, la scorsa volta le ha fatte anche lei, quindi esatto. Sì, possiamo passare quindi alla descrizione? Allora, l'oggetto è il rifacimento del manto stradale di via Puglia. Intanto faccio solo una premessa, ringrazio gli assessori per essere qui.
Ricordo semplicemente, loro non c'erano nella scorsa consigliatura, ma quello che deposita in realtà sono problemi, e voi su questo avete ragione, che vengono, che sono interrogazioni che io ho presentato anche anni fa, ovviamente non essendo stati risolti, essendo problemi abbastanza, che riguardano una buona parte dei cittadini, mi sento di riproporla perché una soluzione va trovata. Il rifacimento del manto di Via Puglia, la situazione è abbastanza semplice quanto insomma complesso, quanto difficile, sembra di difficile risoluzione, nel senso che qualche anno fa su Via Puglia, all'altezza di Via Sibari, dove abbiamo la scuola appunto Sibari, l'ex Pascoli, abbiamo avuto la rottura di un collettore fognario che ha comportato allagamenti in tutta la zona. In quell'occasione venne rifatto il manto stradale, solamente una parte, quindi per capirci dalla Romulia, quindi da fine della strada, fino al primo tratto che riguarda via Sibari. Ad oggi, tra il tratto e poi San Pietrini, c'è effettivamente una sconnessione importante che provoca, tra l'altro, oltre a cadute rovinose di molti cittadini che attraversano la strada, anche problemi agli scooteristi e alle autovetture. La manutenzione dei San Pietrini non avviene da diversi anni, e io questo lo capisco perché la manutenzione di un San Pietrino è abbastanza, come dire, insomma, importante e economicamente pesante. Ovviamente quando ci fu la rottura del collettore fognario, io glielo dico, assessore, io chiesi che venisse non imposto, ma chiesto alla ditta di non rimettere i San Pietrini, ma di rimettere asfalto. Questo non perché io non sia un amante dei San Pietrini, lo sono, ma proprio perché è un bene archeologico, vanno manutenuti. Tant'è che nell'interrogazione io chiedo di spostare i San Pietrini in un luogo idoneo al loro utilizzo. Significa per esempio in un parco, facendoci una piccola passeggiata, piuttosto che sia, non so quando succederà, ma tanto farò l'interrogazione anche su questo, quindi sui lavori della metro C avremo l'apertura della metro, che dovrebbe essere una metro, una fermata archeologica, perché no, spostarli sotto la metro con una bella camminata. Insomma, a me sembra il fatto che lasciare dei San Pietrini sulla strada non manutenuti, dei San Pietrini che sono completamente divelti, quindi possono essere presi in mano e portati a casa, questa è la verità, e che le cui sconnessioni sono anche davanti l'ASL. Io vi invito a passare a Via Puglia la mattina, quando ovviamente è momento di visite, analisi e quant'altro, i problemi che ci sono, perché poi la sconnessione più grande è ovviamente sul posto disabili, perché è dove le macchine sono passate maggiormente. Quindi sono una serie di problematiche. Tra l'altro ricordo che per la chiusura di Via Lipponio l'unica via per ritornare su Via Gallia è proprio Via Puglia. Quindi mattina, pomeriggio, sera e anche la notte il traffico è intenso, e in virtù di questo io ho semplicemente chiesto quando è previsto l'intervento, il costo della manutenzione e la possibilità, facendo poi riferimento a una situazione che è effettivamente avvenuta nella scorsa consigliatura, la possibilità di spostare i San Pietrini in un luogo idoneo al loro riutilizzo e alla loro manutenzione. Ovvio che spero che l'intervento venga fatto in modo da non doverci rimettere le mani ogni due mesi, perché poi il terreno effettivamente sembra abbastanza franoso in quella zona. Ci sono stati molti, mi permetta il termine, riattoppi di ditte del comune che hanno creato una situazione e effettivamente oggi la strada è impercorribile. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto grazie anche per questa interrogazione, perché e condivido il fatto che le interrogazioni vengano ripresentate ogni nuova consigliatura, perché vuol dire che il problema non è risolto, e se si ha a cuore un problema lo si spinge per risolverlo, quindi va benissimo. Un tratto urbano con San Pietrini ovviamente per Roma è un modo identificatorio molto importante, quindi ha ragione quando dice che è un bene storico e va preservato.
Ovviamente nel tratto in questione di Via Puglia è un esempio di come le strade oggi non possono più avere quel tipo di tessuto perché hanno un carico stradale importante, poi tra l'altro dopo i lavori della metro C quel tratto di strada è stato maggiormente interessato al passaggio di automobili. Il tratto in asfalto fatto ha previsto, diciamo, un ciglio tra l'asfalto e San Pietrino che ha peggiorato la situazione perché un'auto o un mezzo pesante venendo da un'asfaltatura si ritrova immediatamente la parte col tratto a San Pietrino e quindi si crea l'avvallamento e man mano va a rovinare tutto il tratto in San Pietrino. Come se molti non sanno, lo spiego, San Pietrino ha un sottofondo particolare, diverso da quello che può essere un'asfaltatura. Quindi ovvio è che se viene manutentato vuol dire togliere tutti i sanpietrini, riportare a vergine la strada, rifare il sottofondo, quello è il lavoro che si deve fare e che si fa. Quindi è un lavoro straordinario e importante. Attualmente non è previsto ancora il rifacimento di quel tratto di strada perché io ho interrogato il nostro ufficio tecnico, abbiamo fatto un sopralluogo sul posto ed effettivamente la situazione è come l'ha descritta lei. Il mio assessorato ha fatto richiesta di un intervento veloce per cercare di sistemare i sanpietrini divelti al posto disabile di fronte l'ASL, poi tra l'altro si trova anche di fronte l'ASL. Attualmente non abbiamo possibilità di fare interventi straordinari e quindi appena ne avremo la possibilità Via Puglia sarà sicuramente oggetto di studio per poter intervenire in maniera esaustiva. Lei chiede tra le interrogazioni quanto sarà responsabile dell'intervento, gliel'ho detto, il costo della manutenzione, ho fatto fare un preventivo di massima al nostro ufficio tecnico e costa 60.000 euro poter togliere i sanpietrini, pulirli, sistemarli, perché il sanpietrino ha un valore, oggi sul mercato viene venduto tra 1 euro e 2 euro cada uno, quindi è un valore, ha un valore sicuramente patrimoniale, per tale motivo no, anche noi sposiamo l'idea di poterli trasportare in luoghi idonei, perché poter fare dei tratti pedonali con sanpietrini o dei tratti identificativi dei parchi, noi lo sposiamo come idea. L'ultima domanda, la possibilità di sposare, come è successo ai sanpietrini già spostati nell'area di Gregna Sant'Andrea? Spero di no, nel senso che non sono mai stati spostati sull'area di Gregna Sant'Andrea e quindi speriamo che questa volta riusciamo a farlo sul serio e non farlo solo a parole come le precedenti amministrazioni hanno fatto, ci hanno provato, però alla fine non è successo e quindi noi sposiamo, insomma, quello che è il suo pensiero. Via Puglia sarà soggetto di studio per un rifacimento totale perché attualmente ha un carico automobilistico importante, quindi non può rimanere così com'è. Presidente, sono soddisfatta, nel senso che oltre a sposare l'idea, io spero che nel momento in cui arrivino dei fondi straordinari per la manutenzione stradale, Via Puglia sia inserita come una delle priorità di questo municipio, in considerazione soprattutto della ASL e delle scuole che sono, insomma, accanto. Grazie. Bene, passiamo ora al terzo punto, che è l'interrogazione numero 8 presentata in data 21 settembre del 2016 dai consiglieri Cerconi e Carlone, aventi ad oggetto le potature delle alberature di Via Gallia. Salve, buongiorno assessore. Stamattina il problema è sempre quello. Io l'ho fatto presente più volte, ma glielo dico perché cosa è successo. Allora, io via Puglia Pandosia ho scritto per 4-5 volte all'ufficio giardini e effettivamente un giorno sono arrivati, hanno tagliato tutto, ma rasato, nel senso che non c'era più un albero, quindi quando sono arrivato ho pensato me l'hanno fatta apposta così non scrivevo più. In realtà adesso iniziano a ricrescere, ricrescono male, nel senso che se gli alberi non vengono potati bene, che cosa succede? Le foglie iniziano a uscire dalla parte anche più bassa.
fatto l'interrogazione su Via Gallia, però le ho spiegato che non è solo Via Gallia. Effettivamente nella zona del quartiere Appio Latino c'è un problema di alberature, e il problema delle alberature nasce dal fatto che, non essendo manutenute, le alberature sono ad altezza viso, cioè quando si cammina effettivamente si prendono in faccia agli alberi. Recentemente, lo scorso anno, proprio all'angolo tra Via Pulia e Via Gallia è caduto un albero sulle strisce pedonali con un tronco di un bel diametro. Grazie a Dio non ha preso nessuno, perché in quel momento miracolosamente nessuno era presente sulle strisce pedonali. Faccio presente che in quell'occasione feci io da vigile con degli altri cittadini in attesa della volante dei vigili. Ora, il problema è, ora, al di là degli scherzi e di quanto, cioè nel senso, io anche a volte non sorrido, però mi rendo conto delle difficoltà che ci sono nell'amministrare una città come Roma e un territorio come quello del settimo municipio. Ma se lei si fa un piccolo giro su Via Gallia, così come su altre sicuramente zone, la situazione è improponibile, nel senso che c'è l'effettivo rischio con l'inverno di caduta di rami, di alberi. Nella zona è più volte successo, perché da quello che mi risulta, però ovviamente non avendo fatto studi in questo senso, studi tecnici sugli alberi, non sono un tecnico, però mi risulta che molti alberi sono malati, quindi il rischio di una caduta di un albero, anche non ad altissimo fusto, ma a fusto, possiamo dire, intermedio, c'è, è reale. E con l'inverno, ovviamente, tra pioggia, vento e ovviamente il gelo, perché gli inverni sono sempre più rigidi, e questo non ce lo dimentichiamo, e questo ha causato anche molte problematiche. Non so che è successo. E molte problematiche, ovviamente. Io credo che questo appena arriverà l'appalto, spero, assessore, che lei condivida con la commissione, con il consiglio, quelle che sono le problematiche e le priorità. Ovviamente qui chiedevo ironicamente la necessità di un'accurata putatura il giorno di tale intervento, e il piano delle potature sul municipio. Questo ovviamente è un accesso agli atti che io farò appena riusciremo a capire quando arriverà l'appalto. Grazie. Allora, in larga misura questa interrogazione ricalca i temi della precedente, perché comunque le potature attengono al servizio giardini, e la situazione del servizio giardini è quella che è stata già descritta. Rispetto a questa interrogazione è stata seguita in una prima fase dal collega Vivace, finché non abbiamo stabilito che la questione delle alberature stradali atteneva di più alla materia dell'ambiente, per cui io mi ritrovo qui a esporre in gran parte quello che sono state le sue analisi. Ve la leggo integralmente la risposta della responsabile del servizio giardini, Daniela Bruni. In riferimento all'oggetto, si informa che attualmente, con la scarsità di risorse umane e mezzi a disposizione, vengono effettuati solo interventi di potature in economia a carattere emergenziale, per cui non è possibile realizzare un piano di potature. Per quanto sopraesposto, attualmente non è prevista nessuna operazione di potature in economia su Via Gallia. Gli alberi verranno costantemente monitorati in attesa della definizione delle procedure inerenti alle nuove gare d'appalto per l'anno 2016-2017, con il conseguente affidamento a ditte cooperative. Personalmente non sono entusiasta di questo tipo di risposta, ma fotografa la situazione attuale. Per quanto riguarda le alberature, le potature ad altezza persona, a questo punto penso di fare una richiesta esplicita proprio di individuazione delle alberature che presentano questo tipo di problemi, e un intervento straordinario, magari con i mezzi attualmente a disposizione, proprio su questo tipo di problematica. Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto, mi segnalavano tutta una serie di problemi relative all'altezza dei bracci necessari per arrivare in quota ed effettuare queste potature. Le alberature urbane soffrono di tutta una serie di problematiche che in natura sono meno gravi, per esempio quella del vento. Il pino marittimo è una pianta che dà luogo a delle estese pinete, e le piante in qualche maniera si schermano
fra loro per quanto riguarda il vento. In città vengono piantati singolarmente, quindi nel momento in cui la chioma si estende, se capita una giornata di vento particolarmente forte, la pianta è più soggetta a questo tipo di intemperie atmosferiche, al di là del discorso della vita media di queste alberature, che nel pino marittimo è intorno ai 60-70 anni, dopo i quali la pianta andrebbe tagliata e sostituita. Poi ci stanno delle ulteriori aggravanti, non tanto per quanto riguarda la zona di Via Gallia, ma mi è stato segnalato per esempio che i platani di Via Cesare Baronio soffrono di una malattia che viene chiamata cancro dei platani e andrebbero tutti tagliati, azzerati e sostituiti prima che la malattia possa estendersi anche al resto delle alberature della città. Il problema di quei platani è che sono enormi e quindi un intervento taglio di alberature di quelle dimensioni richiede una quantità di persone che è ben diversa da quella della potatura normale. Quindi di tutte queste problematiche siamo al corrente e aspettiamo che il servizio giardini possa rientrare appunto in servizio a pieno regime e non a regime emergenziale ridotto come è attualmente. La situazione attuale è questa, non, come ha già riportato la lettera, non c'è una pianificazione delle potature perché non ci stanno gli strumenti e il personale per farlo in questo momento. Speriamo che questa situazione si risolva a breve. Sì, grazie. Può procedere. Sono soddisfatta nel senso che me l'avevo anticipato, non è, la situazione è quella che è, ovvio. Io spero nel momento in cui ci sarà l'appalto, in una condivisione delle problematiche, perché ci sono luoghi veramente ultimamente abbandonati, ecco. Grazie. Bene, prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, al punto 4, vorrei informare che ci sono delle copie dell'ultimo, no, dell'atto redatto, sono lì perché l'atto era stato scritto erroneamente, c'erano degli errori proprio di battitura dall'ufficio tecnico, quindi la deliberazione presentava degli errori, l'ufficio consiglio l'ha mandata indietro per farli correggere e l'atto è stato firmato ieri sera, credo intorno alle 8. Quindi nessuno di noi ha l'ultima copia di quest'atto, vorremmo invece che tutti ne foste in possesso, quindi chi vuole, perfetto, chi vuole procedere può prendere copia. Vorrei anche dire che nel frattempo sono state fatte le fotocopie degli emendamenti che sono stati presentati e sono due emendamenti aggiuntivi e sono stati proposti dai consiglieri del gruppo PD. Potete prendere copia in modo che tutti sappiamo e conosciamo il contenuto. Sì, sì. Non sono per tutti, ne abbiamo fatti un po', sì. Siate parsimoniosi, divideteli, magari col vicino accanto. Sì, è un unico foglio per gli emendamenti, sono due emendamenti aggiuntivi. Ok. Intanto leggo il punto 4 all'ordine dei lavori, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto avvio, mediante la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, della procedura di sponsorizzazione per la manutenzione e valorizzazione delle aree verdi esistenti all'interno delle rotatorie stradali, aiuole e isole spartitraffico situate nel territorio del Municipio VII. Proposta di iniziativa dei consiglieri Ariano, De Chiara, Labiso, Guido, Cunnella, Tosatti, Zitoli, Lazzari, Rinaldi, Triputi, La Zazzera, Pompei, Candigliota e Principato.
se avete preso tutte le copie possiamo procedere. Io intanto informo che l'ufficio consiglio sta cercando di contattare l'ufficio tecnico, il responsabile, quindi Domizzi, che è necessario chiaramente alla valutazione anche tecnica degli emendamenti che vengono richiesti. Prima delle 11 non può venire, ci dicono, quindi intanto iniziamo la discussione, prima della discussione la presentazione dell'atto in questione. Intervento per la presentazione. Allora, la consigliera Ariano ha facoltà di parola. Grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. In realtà in questo caso stavo leggendo appunto le proposte di emendamento presentate. Vorrei fare in realtà un piccolo passo indietro e spiegare in questa sede la ratio, la motivazione alla base di questa decisione. Ci siamo resi conto che nell'ambito del settimo municipio non ci sia adeguate ad alcune indicazioni che già in altri municipi erano presenti da un po'. Il regolamento per le sponsorizzazioni delle aree risale al 2004 a Roma. Per quanto attiene dei bandi sono già stati negli ultimi anni affidati nell'ambito di amministrazioni sempre precedenti. Noi abbiamo voluto con questa proposta stabilire quello che è in realtà un atto di indirizzo. Quello che è ad oggetto effettivo non è la normazione di quello che sarà poi il bando che verrà predisposto in un successivo momento, e quindi è per questo che stavo leggendo con attenzione il primo degli emendamenti aggiuntivi, che ovviamente poi magari valuteremo poi in un secondo, nel proseguio della nel proseguio ovviamente della trattazione di questa mattinata, ma in realtà era appunto una prima indicazione, soprattutto nei confronti della cittadinanza, che da più parti ci chiede che determinate aree possano essere oggetto di maggior cura. Da una parte sono contenta appunto dell'interrogazione che è stata presentata all'assessore, in quanto ha avuto modo di ribadire nuovamente ciò che ha interessato l'amministrazione. Nel corso degli ultimi 20 anni il progressivo depauperamento di alcuni servizi, oltre che ovviamente i minori trasferimenti nei confronti dell'amministrazione, hanno comportato per l'amministrazione un necessario contemperamento di priorità. Le risorse sempre minori che vengono destinate ai servizi della cittadinanza necessariamente comportano che prioritariamente da amministratori si debba valutare prima il soddisfacimento di quelli che sono gli interessi appunto di quei bisogni più vicini al cittadino, nonché appunto il decoro e la manutenzione piuttosto che tutto ciò che ci circonda sia meno prioritario, tant'è infatti che anche le nuove norme relative al codice degli appalti hanno inserito un nuovo criterio, quello del rispetto ambientale appunto nelle norme che vengano inserite negli appalti, ma necessariamente dobbiamo dare attuazione a quelle che sono Allora facciamo, perché io a volte so di avere 15 minuti, ma forse poi alla fine li prendo tutti e poi rischierei di riempirvi di parole. Allora, questo magari lo lascio in un altro ambito. Il fatto di dirvi appunto di quanto necessariamente l'amministrazione si sia trovata
in imbarazzo per dover gestire situazioni che sono ovviamente sotto l'occhio di tutti. Questo lo voglio mettere da parte. Allora, il nostro interesse è quello che i cittadini si rendano conto che stiamo dando un impulso ad una nuova strada che è comunque già tracciata, ovvero quella che nell'ambito appunto di attività che sono sotto l'occhio di tutti, quale appunto la valorizzazione di spazi di spazi verdi che sono sulle nostre strade, possano dare il duplice beneficio di un risparmio per l'amministrazione ed un migliore ambiente nel quale noi tutti ci spostiamo. Il contesto urbano è un contesto che segna quasi tutto il nostro quotidiano, e vedere che vi siano comunque situazioni di non corretta gestione può generare nel cittadino un'ulteriore disattesa di quelle che sono appunto le prospettive che ognuno di noi crede che possano essere tutelate. Quindi noi chiediamo che le strade siano pulite, chiediamo ovviamente, per ritornare sempre, divago un po', che appunto i mezzi pubblici passino, e chiediamo appunto di poter vivere in un contesto che sia decoroso. Ecco, questo nostro attuale atto porta semplicemente a dire alla cittadinanza: fra poco avrà avvio un progetto che includerà anche il territorio del settimo municipio nella scelta di progetti che possano valorizzare, manutenere le aree verdi che tutti i giorni noi incontriamo per strada. Pertanto, valorizzazione e manutenzione delle aree verdi esistenti all'interno di rotatorie stradali, aiuole e isole spartitraffico saranno oggetto di un immediato futuro di appositi bandi aventi rilevanza pubblica, che saranno ovviamente costruiti o comunque ovviamente improntati, oltre alle rispetto delle vigenti normative, anche e soprattutto a quelle che saranno le indicazioni che i colleghi vorranno con noi valutare nell'ambito di elementi e subelementi e attribuzione dei punteggi, diciamo, di valore qualitativo, che in commissione riterremo migliorativi rispetto a quelle che le disposizioni di legge vigenti già prescrivono. Tutto qui. Grazie, consigliere Ariano. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Passiamo. Perfetto. Non l'avevo vista. Consigliere Ciancio ha facoltà di parola. Grazie. Naturalmente tutto quello che ha finalità precisa e puntuale da scrivere, che attuano un risparmio per l'amministrazione, una tenuta di spazi magari che diventano di nessuno, il PD è favorevole. Avremmo voluto vedere la delibera con alcuni cambiamenti, magari prima l'avate stirata per tutti i consiglieri, invece ci ritroviamo a leggere le correzioni che naturalmente poi faranno parte dell'emendamento, ma vedo che sia l'aspetto tecnico, la direzione tecnica in alcuni punti ha messo dei puntini. Ecco, magari ne discutiamo, l'emendamento aggiuntivo proporrà... Generale. Io vorrei, forse ho capito male, lei sta dicendo che l'atto è stato corretto e quindi la versione è stata mandata questa mattina con delle differenze? Rispetto al... No, sono errori di ortografia rispetto a quella che abbiamo approvato in commissione. Allora, in commissione abbiamo approvato tutti quanti, no, lo voglio spiegare perché questo è circostanziale. Allora, in commissione è stato votato un atto favorevolmente, all'unanimità, tranne un astenuto dei presenti. L'atto è stato mandato all'ufficio tecnico per la trasposizione in formato ufficiale. L'ufficio tecnico ha fatto degli errori, lo potete controllare, ma no, degli errori di battitura, quindi... Però,
esclusione di interesse tra attività pubblica e privata. No, mancava una parola molto importante. Conflitti. Ma stiamo dicendo, non è colpa nostra. Non ho detto niente. Cioè, voglio dire... Mi scusi, quello che vi abbiamo mandato in realtà è quello corretto. Se lei mi fa finire l'intervento, arriviamo a una conclusione. Okay. Se permette, non mi può interrompere quando io sto. Arriviamo al punto per dire. Va bene tutto, però naturalmente quando io leggo al secondo punto del deliberato della delibera che ho ricevuto e avete votato in commissione, io leggo al secondo punto italiano perfetto, che vuol dire tutt'altra cosa rispetto a quello che ha scritto il direttore. Glielo leggo? Leggo. Ma noi accettiamo che abbia aggiunto questa parola? Non l'ha aggiunta, era già scritta. Io quello che voglio ripetere è che se lei fosse... Chi era in commissione lo sa, perché l'abbiamo letta e votata in commissione, quella distribuita non è... La parolina non l'hanno messa. No, in commissione la parolina c'è, nell'atto depositato e votato la parolina c'è. Bene. Io questo sto dicendo, è un errore degli uffici tecnici, quindi la stessa copia errata che avete ricevuto voi ieri sera è una copia errata che abbiamo ricevuto tutti quanti, e siccome non riportava fedelmente l'atto, questa mattina è stata corretta dall'ufficio tecnico per riportare le parole dell'atto che erano sbagliate. Quindi voglio dire, lei non pensi che è stato aggiunto qualcosa dall'ufficio tecnico, no. È stato riportato l'atto era stato scritto erroneamente, tutto qui. Io volevo solo precisare questo, perché non si evinceva dalle sue parole, mi dispiace. Allora, se mi va a finire, io dico bene che siano state aggiunte le parole corrette, perché le parole sono l'anima delle cose, le parole nascono, crescono e muoiono. Quindi, siccome non voglio che muoiono le parole che qualcuno ha detto in commissione come conflitti di interesse e non conflitti tra la pubblica amministrazione e privata, conflitti che vuol dire? Che se litigano, conflitti di interesse, cioè che devono essere successivamente regolate da un regolamento puntuale e preciso. Questo è l'anima delle cose su cui noi votiamo. Noi vogliamo votare e dare un giusto indirizzo a quello che è una sponsorizzazione corretta di spazi, ce ne stanno dovunque. Mi hanno fatto vedere la rotatoria fatta ai Castelli e io ne ho preso atto di un ottimo lavoro fatto in un altro comune, però ripeto, gli atti, le delibere, tutto quello che noi facciamo in quest'aula deve essere fatto con delle regole puntuali e precise. Io mi sono andato a vedere quello che hanno fatto altri comuni. Partiamo da Milano, città come la grandissima, con le circoscrizioni, quindi con i municipi come i nostri, fa una delibera a livello centrale che poi viene diramata per tutti i municipi. Io, come dire, vedo che l'allineamento con le linee programmatiche di 5 Stelle c'è, lo dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con il documento di programmazione dell'amministrazione. Ciò vuol dire che in programma voi ce l'avevate ed è un tema su cui noi abbiamo già ampiamente discusso e concretamente volevamo attuare. Questa è la copia che andrà comunque poi in votazione, dove si evince le correzioni di cui lei sta parlando. Sì, sì, sì. Quindi è questa che si voterà. Non lo può dire. Sì? Grazie, ringrazio tutti gli uffici che fanno un grande lavoro per rendere più snelle e agibili le procedure, però di fronte, a volte magari per partito preso, questa, come dire, sembra che non vogliono ascoltare le parole che arrivano da una posizione. Abbiamo già sbagliato e per gli errori che abbiamo fatto si paga. State governando, quindi se qualcuno mi dice è un problema tua, è un problema di chi sta governando su quello che noi raccontiamo nelle commissioni
e nei luoghi deputati a trattare le delibere, le risoluzioni e tutti gli atti. Proprio per questo noi ci accingeremo a votare, ad accogliere favorevolmente questa delibera, patto che, oltre a quello che ha aggiunto il direttore tecnico del nostro municipio, possono essere accolti questi emendamenti che tratteremo dopo, aggiuntivi, che riguardano, come dire, una procedura più lineare e corretta che garantisca l'amministrazione, ma garantisca nello stesso tempo anche i soggetti privati che si accingono ad effettuare delle opere pubbliche con denaro proprio e devono avere tutte le garanzie affinché i tempi siano regolati, ma soprattutto l'amministrazione deve avere garanzia che quello che monta e quello che fa per i nostri ragazzini, se si tratta di giochi, parco giochi, se si tratta di aiuole, sparti traffico che non diventano poi di intralcio per la viabilità o in contrasto con gli articoli del codice stradale, ma che formalmente rispettano la legalità che voi mettete al primo punto, ma spesso per distrazione, non dico perché lo vogliate determinare, ma per distrazione emergono poi negli atti che redigete. Grazie. Allora, io vorrei fare un intervento che sembrerà fuori tema. Ho alla fine accettato questi emendamenti, ero tentata di rigettarli perché... Sì, sì, vi spiego anche perché. Perché penso che il titolo, ed è stato spiegato anche in commissione più volte, l'ha spiegato anche la consigliera Ariano, non si tratta di un bando, non si tratta di una delibera per procedere subito domani e quindi a un regolamento. È l'avvio di una discussione, è un atto di indirizzo e abbiamo anche sentito... Io personalmente ieri Domizzi, no, lo devo dire, perdonatemi, io come Presidente li posso anche rigettare. Allora, mi è stato spiegato, ieri ho chiesto a Domizzi proprio in virtù di questo, se era fatto bene l'atto, mi ha spiegato, signora, non è un bando, non è un avvio di lavori che domani mattina c'è, è una... semplicemente una presa d'atto che si vuole cominciare a lavorare e a procedere a questo. Quindi non servi... io questo perché l'ho fatto? Perché in commissione anche il consigliere Giuliano aveva chiesto se poi servivano della documentazione allegata, assolutamente, lo schema di convenzione, regolamenti eccetera, e quindi ieri è stato detto più volte che questo è l'avvio di una discussione, è una... capire la manifestazione di interesse dei cittadini e non è dare già in gara, in bando qualcosa, questo verrà fatto dopo, quindi non era necessario tutto questo ed è questo il motivo per cui per me a questo punto, in questa circostanza, gli emendamenti diciamo, non avevano neanche consistenza. Però mi sono consultata con l'ufficio consiglio, così come è normale che sia, e abbiamo deciso insieme, in ogni caso, di lasciare la parola in modo che vengano spiegati. Però volevo far presente che questo che stiamo discutendo oggi non è, è l'avvio, perché penso che il titolo sia abbastanza chiaro, avvio mediante la pubblicazione. Quindi per questo motivo io ieri mi sono sincerata con l'ufficio tecnico proprio per non fare, diciamo, cose imparziali o strane oggi. L'ufficio tecnico, mi dispiace che non sia qui, mi dispiace che non sia qui Domizzi, che non possa venire, però è stato interpellato ieri sera da me in merito proprio per questa cosa, per capire se andava presentato qualcos'altro anche sulla richiesta di fatta da altri consiglieri. Mi è stato detto di no e quindi per questo motivo diciamo ero abbastanza tranquilla. Tutto qui. Grazie. Consigliera Vitrotti ha la facoltà di parola. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, ringrazio per la precisazione che è appena avvenuta, però diciamo, noi avevamo letto bene il titolo, effettivamente l'oggetto era proprio l'avvio di questa fase di discussione. Il problema è che invece nel deliberato
si parla esplicitamente di dare mandato agli uffici competenti di predisporre appositi avvisi per la procedura di sponsorizzazione e dopo, nell'altro punto, fa proprio riferimento al bando e ai criteri del bando. Quindi, essendo questa, diciamo, quella che abbiamo oggi in discussione, proprio una delibera, che forse, diciamo, anzi no, forse, è sicuramente l'atto più importante che può fare un consiglio municipale, allora, diciamo, ci è venuto il dubbio. Ma anche perché, diciamo, è così che si fa in casi di questo tipo, cioè inserire all'interno del corpo della delibera tutte quelle rassicurazioni, ma che poi effettivamente sono dei criteri che devono determinare la volontà dell'amministrazione e regolano contestualmente il rapporto con figure terze. Quindi è per questo, da qui diciamo solo una premessa per gli emendamenti che abbiamo proposto. Quindi se però non è così e questa era solo una fase di discussione, allora non si capisce perché la necessità di una delibera. Bastava fare un atto qualsiasi, una risoluzione, poi io non facendo parte della commissione non so come ovviamente avete sviscerato la discussione, però in realtà diciamo, le incongruenze che ci sono, diciamo, non sono solo legate a un fatto perché manca la parolina o perché c'è un asterisco o un qualche cosa. In realtà, diciamo, è come se risultasse e è apprezzabile, diciamo, la volontà di rispondere in modo assolutamente oggettivo a quelle che sono le criticità che oggi ha l'amministrazione pubblica. Cioè, non ce lo possiamo nascondere che la finanza pubblica è in una crisi evidente e che le risposte anche alla minuteria urbana vengono meno. Quindi che ci sia la necessità di avvalersi di strumenti e di, a volte sono proprio soggetti spontanei, il famoso volontariato che si pone, diciamo, in sostituzione all'amministrazione. Fatto sta, e questo lo dissi anche la scorsa consigliatura in una analoga proposta che era stata fatta, fatto sta che l'amministrazione però deve sempre fare l'amministrazione e quindi deve regolamentare quel rapporto. Se manca quella regolamentazione si rinuncia sostanzialmente al fatto che l'amministrazione faccia qualche cosa. Quindi per fare questo e per completare la delibera, se oggi allora parliamo di una delibera, però che non ho capito se dà poi l'avvio a una fase, cioè se poi gli uffici effettivamente dovranno predisporre degli avvisi pubblici, quindi poi non lo so, me lo chiarite meglio, perché nel bando, oltre a dire che cosa si farà o che cosa non si farà, credo che vada esplicitato il regolamento, cioè effettivamente come l'amministrazione municipale vuole non solo concedere, quindi sponsorizzare, e va bene, già c'era una proposta di delibera, me l'ha presentata prima il collega Stelitano, nel 2004, come venivano avviate queste, e ovviamente nel corpo della delibera l'Assemblea Capitolina aveva previsto, ma questo l'abbiamo visto anche in tutti gli altri comuni, si prevedono i criteri e come lo sponsor si deve comportare nei confronti dell'amministrazione, perché nel momento in cui, questo non avverrà perché loro avranno tutti gli interessi, ma nel momento in cui venisse meno a quella richiesta che fa il municipio, cioè prenditi cura di questa in questo modo, mettendoci questo, non mettendoci altro, dovremmo avere uno strumento per dire attenzione signor sponsor, signor X, sta sbagliando, perché lei ha fatto, è come se diciamo, io affitto il mio appartamento, però diciamo, c'ho un contratto con il conduttore che gli dice nel momento in cui mi fa una parete blu, lei signore mi ha fatto una parete blu e non lo poteva fare. Se non ci dotiamo di questo, il rischio è di avere una regolamentazione monca, una deliberazione monca, e quindi attenzione, perché quando ci pronunciamo con un atto, l'atto più forte per un'amministrazione locale, dobbiamo avere, diciamo, tutte le cose a posto. In questo senso accolgo quello che diceva prima il collega Ciancio, perché al di là del fatto dei ritardi che sono comprensibili, li conosciamo anche nelle, diciamo, stesure delle proposte che arriviamo, però è ovvio che non ci tornava il fatto che se questa diciamo, dà un avvio a una discussione, come mi ci è stato detto, invece poi provvede a dare mandato agli uffici di fare altro, le due cose non tornano. Però su questo occorre essere chiari, perché altrimenti rischiamo di fare più pasticci di quelli che ci sono ora. Quindi non rispondiamo al degrado e alla necessità di corredare
migliorare in modo adeguato il decoro urbano dei nostri spazi, che siano questi pur piccoli, ma rischiamo invece di creare delle aspettative nei confronti di soggetti terzi che sono pure interessati. E su questo introduco un altro elemento: forse il municipio, così come è stato fatto negli altri municipi, dovrebbe anche prevedere gli spazi. Cioè, forse è insufficiente pensare che siano le proposte che arrivano a determinare gli spazi, quindi sarebbe più giusto chiedere sin da subito di inserire all'interno del corpo della delibera, ma questo lo può prevedere appunto un regolamento, quali sono le aiuole, lo spartitraffico, questo per evitare che, diciamo, non si sovrappongano magari le richieste, perché se poi arrivano due richieste sulla stessa, no, che succede? Quindi magari dire, questo è stato fatto in altri municipi e è stato tra l'altro fatto nella scorsa consigliatura nell'undicesimo nono municipio forse, e riconfermato adesso perché proprio alla scadenza biennale, però ovviamente nel corpo della delibera avevano inserito l'aiuola, lo spartitraffico X, lo spazio verde Y, insomma c'erano dei dettagli che però in questo schema purtroppo mancano. Quindi, non conoscendo i lavori fatti in commissione, diciamo, io mi attengo a quello che c'è nel corpo della delibera e quindi, diciamo, da qui è nata invece la necessità di scrivere due emendamenti che possano ovviamente chiarire qual è il punto di caduta vero per la nostra amministrazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Consiglieri, nell'argomentare insomma questa proposta di delibera, in commissione appunto c'è stato anche quel dubbio che prima la Presidente del Consiglio insomma evidenziava, del fatto di che proprio io personalmente avevo suggerito se ci doveva essere in questa delibera anche uno schema di convenzione, e siamo rimasti un po' così col dubbio, quindi io mi sono astenuto proprio in funzione di questo, e la settimana successiva è emerso che la risposta mi sembra sia arrivata dagli uffici, in quanto mi è stato appunto risposto che era una delibera quadro dove successivamente si sarebbero appunto verificati convenzione, regolamenti eccetera eccetera eccetera, quindi i criteri successivi, quindi era un indirizzo quadro con alcuni paletti eccetera. Io da questo punto di vista ho avuto, come si dice, il dubbio, perché è capitato non spessissimo, in altre occasioni abbiamo votato per esempio lo schema di convenzione urbanistico dove c'era allegato, cioè la convenzione urbanistica dove c'era allegato lo schema di convenzione, quindi abbiamo preso atto dal Comune di Roma che c'era anche insieme un altro documento. Ora, siccome qui appunto viene scritto avvio mediante obbligazione, e poi come faceva presente la collega insomma del fatto che ci dice anche il bando inoltre dovrà stabilire, io penso che ci sia un po' diciamo di confusione dettata dal fatto che il fine forse è stato proprio, o è stato insomma forte utilizzare una delibera in questo senso, e la confusione nasce da questo, perché se si fosse fatta una risoluzione probabilmente l'argomento insomma sarebbe stato più fluido. Utilizzare una delibera, abituati come siamo stati abituati, non è che uno fa un corso da consigliere, quindi mano a mano diciamo quell'esperienza ti rendi conto come funzionano alcune cose, abituati come siamo stati abituati, una delibera porta con sé alcuni documenti, alcuni regolamenti, alcuni schemi, cioè dipende da quello appunto che serve da apporre alla delibera, che è quella diciamo che è la madre insomma dell'atto e dell'indirizzo. Quindi probabilmente tutto da lì nasce la volontà di fare un avvio procedurale e quindi mettere in piedi un sistema che gli uffici poi di conseguenza faranno, mentre qui adesso discutiamo del fatto quale sia il mezzo più giusto. Per è normale che, abituati come siamo, gli emendamenti sono naturali, no? E chiedere dobbiamo fare anche un regolamento, cioè c'è da fare anche un contratto di sponsorizzazione, quindi se lo dobbiamo fare è parte integrante della delibera, si dice attenzione, e quindi torniamo al dubbio che mi è venuto a me in commissione. Però a questo punto questo dubbio ce lo devo togliere gli uffici,
E io non so se adesso potrebbe essere intelligente sospendere un attimino per capire con gli uffici se parliamo, no? Parliamo la stessa lingua oppure ci sono situazioni diverse da questo meccanismo. Sì, volevo dire che è già stato contattato Domizzi, io spero che ce la possa fare, veramente, possiamo ritentare. Sì, grazie. Ah sì, assolutamente sì. Consigliere Toti ha facoltà di parola. Rispetto alla delibera, io non mi stupisco del fatto che ci sia delibere di indirizzo e delibere specifiche sui temi, come ci stanno leggi quadro a livello nazionale e leggi specifiche, perciò una delibera di indirizzo ci può essere. Però ecco, quello che io volevo dire, in una delibera di indirizzo deve essere compreso un po' tutto. Allora, anche nell'emendamento aggiuntivo, io non entrerei nello specifico nell'emendamento aggiuntivo come fa il PD, cioè non entrerei nello specifico e neanche nell'indicazione dell'aiole spartitraffico e altro, però metterei nel testo, aggiungerei nel testo il fatto, dopo il predisporre, come parla l'emendamento, il regolamento e il contratto di sponsorizzazione necessari all'affidamento. Cioè un discorso generale, essendo una delibera di indirizzo, non può far meno di mettere nell'indirizzo anche il regolamento. Ecco questo che io volevo dire. Poi non c'è bisogno, chiaramente, essendo una delibera di indirizzo, come la vedo io almeno, di introdurre tutto lo specifico rispetto al regolamento. Però ecco, mettere la parola regolamento e contratto di sponsorizzazione in una delibera di indirizzo io lo metterei, proprio perché deve indirizzare poi a una nuova delibera, io penso, che dia più specificità a questo argomento. Perciò ecco, io suggerirei ai proponenti di inserire l'emendamento soltanto il discorso del nell'emendamento soltanto di inserire il regolamento e il contratto di sponsorizzazione necessari. Questo io farei, non manterrei la delibera di indirizzo. Sì, c'è prima. Allora, la parola alla consigliera Cerconi, visto che... Allora, il consigliere Candigliota. Grazie Presidente, grazie consigliera della parola. Allora, no, diciamo che c'è un qualcosa che mi sfugge, diciamo che solitamente capisco che forse l'esplicazione sia un qualcosa di molto complesso, no? Quindi magari cercherò di essere più chiaro possibile anche per eventualmente anche la massaia, no? Bisogna capire, cioè bisogna far capire poi qual è veramente l'essenza di questa proposta. A parte il fatto che condivido quando col consigliere Toti, quando dice proprio il discorso che è di indirizzo. Allora mi domando, ci stiamo attaccando e appellando su alcuni punti che non sono, cioè secondo me non sono in questo momento rilevanti. La cosa rilevante invece è forse capire il problema, che è un problema fondamentale. Cioè nel senso, io mi domando, no? Il barista sotto casa mia che magari mi ferma e mi dice non posso fare un qualcosa per la società, che è magari anche fare l'aiuola davanti al bar, no? E poi io non so perché, ma mi sento un po' come, cercherò un po' di essere anche un po' sintetico, perché mi sento un po' come una persona logorroica chiusa per 20 anni dentro uno stanzino. Cioè quando esce vorrebbe da cittadino dire tante cose. Purtroppo
però mi rendo conto che qua oggi non è stato parlato di una cosa molto, ma molto importante. E bisogna dire che un fiore all'occhiello, come era, diciamo, l'ufficio Giardini, mi ricordo, memoria storica, che c'era una squadra importante, addirittura parliamo di 900 automezzi, con la differenza di oggi 300 e la metà, insomma, sappiamo pure come sta. Allora mi domando, la cosa più fondamentale è che nel tempo sono state date alle cooperative, con i criteri che non si sa, fino adesso abbiamo visto dei criteri più o meno razionali, però ovviamente questa non è la sede opportuna per andare a investigare, poi dopo magari andiamo pure a vedere come sono stati dati certi criteri, no? E non sono qui per dire se in questo frangente è più necessario smembrare una squadra o darla alle cooperative, questo poi lo valuteremo in un'altra sede. Io credo che questi sono i punti fondamentali, ci stiamo attaccando su un qualcosa veramente di irrisorio, dal momento che comunque è un indirizzo. E allora la domanda è questa: perché appellarsi adesso quando mi è stato detto che spesso nelle scorse consiliature si andava anche contro una certa amministrazione? E però è stato permesso che venissero smembrate una squadra che era il fiore all'occhiello del Comune di Roma. E allora mi domando, chi l'ha permesso? Ora, sicuramente noi non c'eravamo, perché come ben sapete noi siamo cittadini nelle istituzioni, siamo forse quelli meno esperti. E forse vorremmo anche delle risposte da parte vostra, perché è stato smembrato un servizio. E allora la domanda che mi riporta è: perché non devo darla in concessione a una persona che magari vuole dare un servizio, vuole dare una sponsorizzazione, che vuole magari anche apportare delle migliorie sul territorio? Niente, non lo vogliamo dare. Bene. Siete d'accordo, ma vi state appellando su cose invece di concentrarvi sul problema che è fondamentale. Io mi proporrei, anzi, se fossi in voi, mi preoccuperei più perché avete permesso di farlo prima, di mandare una situazione allo scatafascio. Perché avete permesso su 300 mezzi, cioè su 900, 300 mezzi, perché avete permesso invece, avete permesso a una squadra che era il fiore all'occhiello di diventare 5 persone. Questo mi chiederei. Grazie. La consigliera Cerquoni ha facoltà di parola. Al di là del fatto che penso che c'entrava poco questa cosa, però mi dico anche una cosa, cioè non è che il PD, cioè avete permesso, c'erano i vostri rappresentanti del Movimento 5 Stelle, io sono convinta che in questo caso il 5 Stelle riuscirà a reintegrare una squadra in modo tale che la prossima volta invece di 5 saremo in 10, quindi tra un annetto io sono convinta che torneremo ad avere una squadra per la manutenzione del verde adeguata a questo municipio. Dopodiché mi sembra una situazione surreale, perché io leggo la proposta di delibera e leggo l'emendamento. Nella proposta di delibera ci sono scritte, cioè, le cose in modo forse un po', permettetemi il termine, meno chiaro, cioè meno schematico di quello che in realtà viene riportato nell'emendamento. Quindi non riesco a capire, perché vi faccio un esempio. Qua dice non ostacolare la visuale ai veicoli che percorrono la rotatoria, ma queste sono cose ovvie che in una delibera, se è una delibera quadro, non dovevano essere inserite, bastava mettere la normativa vigente. Quindi se poi andiamo a specificare quali sono i parametri, non diventa più una norma quadro ma entra nello specifico. Poi la propria sponsorizzazione e non pubblicità per terzi, quindi cioè è il contratto di sponsorizzazione come avviene, che è quello che è stato previsto anche nell'emendamento ed è stato inserito anche qua. Poi nelle aree periferiche, in ragione della dimensione determinata dal bando, potrà essere prevista l'installazione di un numero di cartelli, definizione delle manutenzioni e i controlli
gli inventari e le variazioni degli impianti, cioè sono situazioni in cui al di là della, del quadro si è entrato nello specifico, cioè chiediamo anche il numero di cartelli che sono stati messi, quindi in questo caso, per questo Presidente non si capisce, perché ci dite che è una delibera, è una situazione in cui si vogliono dare solamente delle linee guida, però poi si entra nello specifico sul numero di cartelli per lo sponsor che possono essere dati, quindi o rimaniamo sul vago o diciamo che è vero che è una delibera, ma vanno inserite delle, insomma, delle puntualizzazioni. Poi continuo, valorizzazione, sistemazione e manutenzione delle aree oggetto dell'affidamento. Allora, è perfetto e va benissimo, ma se poi io faccio l'intervento, perché vi spiego poi anche insomma mi riaggancio a quello che diceva il consigliere Giuliano di Fratelli d'Italia, valorizzazione, sistemazione e manutenzione, se noi però non prevediamo dei controlli è abbastanza inutile. Ancora, l'inserimento all'interno dell'area previa approvazione del municipio di essenze erbacee, arboree ed arbustive e di loro posizionamento. Questo è il progetto della sponsorizzazione. Allora io dobbiamo o ci fermiamo un attimo e capiamo, perché in realtà quello che loro chiedono è già in parte riportato, ma è messo in modo magari un po' confusionario. Nel senso che voi ci dite che serve solo lo schema di delibera e poi entrate nel merito, però. Allora non si capisce qual è l'intento, perché se è uno schema di delibera non si entra nel merito. Se si entra nel merito, e secondo me bisogna farlo, perché in uno schema di delibera dobbiamo per forza dare insomma un inquadramento più concreto, cioè alla fine viene chiesto oggetto affidamento mediante, ma mi sorprende che in realtà non siate d'accordo, perché è, cioè tutto questo credo che sia basato su degli effettivi controlli e su un contratto veritiero fatto tra pubblica amministrazione e sponsor, che mira semplicemente a non trovarci tra 2 anni ad avere una situazione per cui abbiamo uno sponsor che mette, ne so, che fa una manutenzione dell'area non proprio adeguata a quello che era il progetto. Tra l'altro qua non è scritto neanche che bisogna prevedere un progetto da parte dello sponsor, cioè, o almeno io non l'ho letto, quindi cioè, non riesco a capire come si possa fare una convenzione con un contratto di sponsorizzazione senza avere un progetto. Avete per esempio scritto che devono mettere le essenze erbacee, arboree, arbustive, senza però dire che va depositato un progetto. Cioè non riesco a capire come ci siamo mossi. Quindi Presidente, o interrompiamo un attimo, qualcuno ce lo spiega, perché o è quadro e quindi non entra nello specifico e quindi è inutile che mettiamo qua dentro arbusti, alberi e quant'altro, oppure 2, 3, 4, 5, 20 sponsor, oppure entriamo nello specifico e sinceramente nello specifico trovo effettivamente concreto. Io ringrazio tutti per sentirmi sentire. Sì, per l'ascolto, trovo concreto in realtà chiedere tutta una serie di cose che oggi i colleghi del PD hanno messo, sono stati bravi, perché effettivamente se domani abbiamo un contratto di sponsorizzazione io vorrei ci fosse in questo contratto di sponsorizzazione l'oggetto, l'affidamento, le finalità, i requisiti, i criteri per la scelta, i casi esclusi, il contratto di sponsorizzazione, gli aspetti fiscali che non sono stati menzionati, la definizione della manutenzione e dei controlli che non sono stati previsti. Scusate, io. No, io lo so che state lavorando, però, cioè, nel senso, visto che l'ha presentato il consigliere Ariano, io facevo un'osservazione che ci sono degli aspetti qua che non fondamentali per un contratto di sponsorizzazione neanche nominati qui dentro. E se è quadro, che dobbiamo fare? Allora non ci possiamo mettere 2 o al massimo 4, cioè non si capisce che è stato fatto. È quadro o non è quadro? Entriamo nello specifico, non entriamo? Che casino però. Scusate, adesso è il momento dell'intervento della consigliera Cerconi. Alla fine della discussione
alla fine della discussione. Era solo che se non ci si ascolta, visto che io ascolto molto attentamente quando mi parlano dall'altra parte, tant'è che poi a volte ribatto anche su quello che mi si dice, io volevo capire, consigliere, cioè avete detto che è quadro, quadro significa che ha il contorno, poi vado a leggere e mi mette e mi dite un numero massimo fino a due, non superiore, un numero di cartelli superiore a due fino ad un numero di quattro. Allora questo non va in una delibera, cioè è errato la precisazione in delibera in questo caso, allora anche in questo caso dobbiamo intervenire per toglierlo. Poi tra l'altro inserite tantissime, come posso dirvi, annotazioni che sono anche corrette, ma non nella cosa che dite voi, cioè non nell'ambito di una delibera, perché nell'ambito di una delibera, ora vi rispondo, sarebbe stato molto più semplice mettere questi punti che sono molto più chiari e specificarli poi in un atto successivo, cioè doveva essere l'inverso di quello che dite. Grazie. Venti, il consigliere Guido. Grazie Presidente, allora io comincerei col dire una cosa, soprattutto in risposta alla consigliera Cerquoni. Io comincio col dire che condivido molto l'intervento precedente fatto dal consigliere Toti, perché questa, cioè, a mio avviso, si tratta di una proposta di deliberazione che è un indirizzo, cioè questo qua è l'inizio dell'iter. Ma nell'oggetto questo è anche chiaro, si parla di avvio mediante eccetera eccetera della procedura di sponsorizzazione, quindi c'è tutte le cose che, cioè, di cui si è parlato, di progetti, di cose, ma sono tutti fatti successivi a questo, non c'entra niente. Poi c'è l'ufficio tecnico che ha specificato che così è andava bene, cioè che il primo passo di un processo, che tutte le cose che sta dicendo voi, che sono giustissime, vengono dopo, sì, ma certo, cioè, ma anche riguardo alle notazioni che hai detto tu, è bene che ci siano, perché cioè, da un lato si specificano degli aspetti, dall'altro lato però ci sono dei documenti a cui la consigliera Cerquoni faceva riferimento, che sono effettivamente successivi, quindi iniziamo l'iter, cioè questo sta avviando un percorso, cioè che vogliamo, già il bando, vogliamo già il regolamento, cioè ci lavoriamo sul regolamento senza nessun problema, cioè non vedo davvero la difficoltà di questa cosa. Grazie Presidente. Allora, sì, non avevo capito, solo non avevo capito, sì, certo. No, mi ha citato apposta e lo ringrazio. Sì, no, io infatti ti ringrazio, Roy. L'unica cosa è che alcuni aspetti vanno... Presidente, mi scusi per regolamento, ma abbiamo finito la discussione. E andiamo sul fatto personale o prosegue la discussione ora? No, in questo momento sta rispondendo perché è stata... A fine discussione emendamenti. No, ancora non siamo. Allora, io credo che qui ci sia una grande confusione. Allora, vorrei siamo ancora nella discussione generale. Gli emendamenti non sono ancora neanche stati letti. No, quindi si sta... Io sto guardando tutto quello che sta succedendo e sinceramente... Vorrei ricordarvi che agli emendamenti non ci siamo ancora arrivati, stiamo parlando solamente di emendamenti. Tutto perché io prima ho fatto una precisazione, appunto perché si parlava degli emendamenti, ma siamo ancora in tema di discussione generale. Quindi okay, in questo momento la consigliera Cerquoni risponde perché è stata, diciamo, chiamata in causa dal consigliere Guido e quindi è stata citata proprio nome, cognome. Voglio dire, quindi stava rispondendo e deve rispondere. Poi se ci sono altri interventi, altrimenti chiudiamo la discussione e si passa alla lettura e votazione degli emendamenti. Intanto vi informo che il tecnico, allora il responsabile dell'area tecnica non è reperibile, perlomeno non è qui in municipio, quindi abbiamo chiamato un suo rappresentante, un suo delegato, ma si è dichiarato, diciamo, poco esperto della materia. Quindi lo sta contattando telefonicamente per vedere se è possibile che lui intervenga. Se questo non avverrà, andremo avanti con la discussione e con la votazione degli emendamenti. Tutto qui. Adesso la parola alla consigliera Cerquoni. Sì, siamo intervenuti anche sull'emendamento e sono intervenuta perché in realtà, come diceva, c'era anche il consigliere Ciancio che prima lo diceva, cioè quello che avete scritto qua in parte
è previsto anche da loro, solo in modo molto più lineare. Questo è il, cioè, non so come spiegare. Quando dite che il contratto è di 2 anni, massimo di 6, cioè quello è il contratto di sponsorizzazione che è scritto qua. Quindi o lo metti o non lo metti. Cioè, questo vi sto dicendo, che quando qua c'è scritto contratto di sponsorizzazione, voi qua mi scrivete la durata dei contratti dovrà essere minimo di 2 e massimo di 6. State già specificando il contratto di sponsorizzazione. Per questo non si capisce quello dove volete arrivare. Cioè, alcuni aspetti li mettete, altri no. Ma soprattutto se li mettete, e sono giustamente messi perché per noi vanno messi, poi non ci potete dire che non li mettono. E questo è il problema, che voi stessi avete scritto il contratto di sponsorizzazione e gli elementi del contratto di sponsorizzazione. E però non c'è scritto contratto di sponsorizzazione, quindi non si capisce. Ma gli aspetti li avete già citati voi, siete entrati già nel particolare voi. Per questo, Presidente, non lo so, o sospendiamo un attimo. Ritenete necessaria una sospensione? Si può sospendere, ditemi. Allora, è stata richiesta una sospensione, siete d'accordo alla sospensione? Presidente, scusi, se posso, nel mio intervento prima, a maggior ragione avendo capito da dove si parte, cioè dove parte la confusione, allora una sospensione secondo me è utile per capire tramite gli uffici se questa delibera quadro è sufficiente, chiaro, affinché si possa fare un avvio e non contempla, perché il dubbio ce l'ho avuto anch'io in commissione, lei l'ha detto bene, non contempla né il regolamento, né uno schema di convenzione, né il contratto di sponsorizzazione. Bene, se questo viene messo tacitamente non c'è nessun problema, si toglie questa confusione. Se invece questa delibera ha bisogno all'interno di queste aggiunte documentali, bene, non è un problema, si aggiungeranno e quindi si farà in modo di metterle insomma integrandole, no? Però se non facciamo questa sospensione e gli uffici non ci aiutano, probabilmente continua la confusione, perché la confusione deriva, una sana confusione, non dico una confusione strana, deriva dagli emendamenti. Quindi se a suo tempo non serve emendare questa delibera perché non deve contenere alcuni elementi, allora ce lo dicono e si chiude la storia. Quindi penso che una pausa sia utile a noi tutti. Mi scusi Presidente, per precisare questo fatto anche in, cioè in realtà cioè gli uffici tecnici ce l'ha detto benissimo che è stata richiesta la presenza cioè del dottor Domizzi, però non sta in sede e quindi non può venire, cioè, ma di fatto cioè Domizzi già ha risposto, cioè già ha detto che queste cose di cui si sta parlando ancora non servono in questa fase, quindi io non penso che serva neanche una sospensione a questo punto. Grazie. Sì, per fatto personale, sì, certo. Sono stata citata direttamente, quindi esplicito un momento qual è stata proprio la ratio. Allora, si è scelto di definire nell'oggetto il termine avvio anziché avviso proprio per distinguere. Qui non stiamo non stiamo avviando tramite la deliberazione della pubblicazione dell'avviso. Qui c'è scritto proprio avvio. Per avvio si intende appunto un avvio di pubblicità. Nella fattispecie la parola progetto nella delibera è assolutamente presente, tant'è infatti che mi spiace effettivamente che quel periodo sia un po' lungo perché evidentemente è stato poi eliminato uno spazio. Nel deliberato, al terzo capoverso, dove viene specificato alla fine il bando dovrà specificare tutte le modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione del progetto. La proposta del soggetto privato interessato dovrà consistere in un progetto di valorizzazione, eccetera. Il progetto dovrà inoltre indicare, eccetera, eccetera. Allora, alcune parti sono state specificate
specificate perché la tipologia di oggetto delle indicazioni fosse in qualche modo già chiara. Nel regolamento definito con la delibera del Consiglio Comunale numero 214 del 2004 era pacifico, appunto, quindi il Consiglio Comunale si era già 12 anni fa pronunciato ed è quella, diciamo, che è il regolamento vigente tuttora a Roma. Quindi, per rispondere ai colleghi, non è che possiamo chiedere, non lo so poi se vogliamo valutarlo, di far predisporre agli uffici un regolamento per le sponsorizzazioni del settimo, ma in realtà questo è quello che si evince dal vostro emendamento. Riparto dicendo che la parte che è stata specificata è semplicemente perché si voleva, attraverso questo atto, intanto pubblicizzare una parte dei contenuti di quelli che sarebbero stati poi previsti nel bando. Per quanto attiene invece delle parti che sono evidentemente correlate a contenuti minimi e specifici di norme e dei contratti, si era ragionato nel non specificarli direttamente, in quanto è evidente che un contratto di sponsorizzazione debba recare l'oggetto del contratto. Per le finalità sono, diciamo, comunque state in qualche modo già evidenziate, ed è evidente che elementi che siano elementi essenziali di un contratto non potranno che far parte di quello che sarà lo schema successivo di contratto. Io mi premeva semplicemente dirvi che c'è una parte che è più specifica, semplicemente perché così nell'informativa alla cittadinanza già fosse chiaro quali sarebbero stati i contenuti di massima, che non sono elementi essenziali, quelli che ovviamente sono presenti in tutti i contratti, che comunque sarebbero stati contenuti nei successivi avvisi. Mi preme ricordare che ieri sera, quando ho rifatto la lettura con l'architetto Domizzi, ieri sera ho riletto con lui la proposta che recava appunto degli errori nella digitazione e nell'assenza di alcuni termini. Li ha ovviamente corretti di fronte a me, perché non rispondevano a quella che era la proposta di deliberazione che abbiamo letto in due diverse occasioni con i colleghi. Li abbiamo letti nella seduta, allora abbiamo votato la proposta di deliberazione in data 5 ottobre, mentre la settimana precedente, 28 settembre se non sbaglio, l'avevamo appunto i tempi, consigliere Ariano. Diciamo che chi l'aveva letta con noi, insomma, aveva già discusso ampiamente proprio su anche le varie terminologie. E niente, grazie. Prego. Ci sono altri interventi? Sì. Allora, intanto sì. Evitate, assolutamente sì. Evitiamo di nominare, di chiamare in causa persone, mi sembra, non importa, voglio dire, ha fatto esplicito riferimento, io voglio essere imparziale, quindi per me il consigliere Ciancio ha tutta la possibilità e il diritto di per me ce l'ha, poi se lui non vuole parlare o se voglio consigliare di non parlare è un'altra Ciancio cosa, per me ce l'ha, quindi vorrei evitare. Non è stato nominato, ma io lo ripeto, l'ho ripetuto molte volte, se si parla di una persona e si fa riferimento a qualcuno, voglio dire, quali sono state le testuali parole del... Presidente, non mi sono registrata, dovrei rivedere la videoregistrazione. Però so che, insomma, tutti i componenti allora della commissione e tutti i componenti. Ah, perché in quel caso, in quel senso. No, scusate, io non ho proprio sentito. Okay. Quello dico. Perfetto, se era solo quello, allora dovrebbero intervenire tutti i componenti della commissione, mi sembra veramente improprio. Sì, posso. Certo. No, a nessuno direi a questo punto, perché tutti della commissione non ha veramente senso. Allora, io vorrei intanto dirvi quello che mi è stato riferito dall'architetto Grasso, che ha contattato l'architetto Domizzi, e l'architetto Domizzi non è contrario ad inserire
questi emendamenti nella deliberazione, anche se a suo avviso non sono pertinenti a questo preciso momento. Quindi, se si vogliono inserire, se tutta l'Aula decide di inserirli, non farà che prenderne atto e cambiare la delibera. Quindi, per lui non ci sono ostative al riguardo. Tutto qui. Sì, ora, sì, no, poi ha spiegato che il regolamento comunque viene elaborato in fase successiva e che è assolutamente chiaro che un regolamento, laddove ci sarà un bando, dovrà essere approntato, perché non esiste bando senza regolamento. Quindi solo questo volevo dirvi. Però qualora si decidesse in aula di lui non potrà che prenderne atto. C'è un altro emendamento. Il consigliere Toti ha messo per iscritto la frase che lui ha pronunciato prima, il suo suggerimento, e quindi c'è questo emendamento aggiuntivo laddove c'è scritto nel deliberato, dopo dare mandato agli uffici competenti di predisporre, aggiungere il regolamento e il contratto di sponsorizzazione. Tutto qui. Questo è un altro emendamento. Io, se non ci sono altri interventi, passerei alla discussione sugli emendamenti. C'è un intervento? Allora, il consigliere Principato. Presidente, colleghi consiglieri, io vorrei fare un chiarimento su quanto è stato detto prima da qualcuno dell'opposizione, non ricordo esattamente chi ha fatto l'intervento. La preoccupazione era di un consigliere relativa alla sovrapposizione delle richieste per quanto riguarda gli eventuali sponsor. Allora, su questo chiederei di nuovo una maggiore attenzione nella lettura e nella disamina degli atti prima di effettuare un intervento, perché vorrei citare che nell'ultima parte della delibera c'è scritto che ogni singolo richiedente sponsor non potrà ottenere in assegnazione più di un'area. Nel caso in cui per una medesima area vengano presentate più richieste di sponsorizzazione, l'amministrazione municipale procederà alla scelta dello sponsor valutando in ordine di priorità e tramite attribuzione di un punteggio predeterminato ed espressamente indicato nel bando. Il progetto proposto, che maggiormente corrisponde ai parametri di decoro, ecosostenibilità ed integrazione con il passaggio ed alle esigenze dell'amministrazione. Per quanto riguarda l'attenzione degli uffici e quindi in particolare la direzione tecnica e la direzione di questo municipio, volevo ricordare a tutti che all'interno della delibera vengono espressi dei pareri da entrambi e cito: preso atto che in data 18 ottobre 2016 il direttore della direzione tecnica, architetto Marco Domizzi, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in oggetto. Il direttore della direzione tecnica, firmato architetto Marco Domizzi. Successivamente c'è scritto che in data 18 ottobre il direttore del municipio di Roma Sette ha espresso il parere favorevole, si attesta alla coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato dal direttore apicale dottor Stefano Carlizza. Quindi, prima di dire che ci siano dei dubbi sul tecnicismo, sulla fattibilità di una cosa che comunque è una delibera di indirizzo, io andrei a rileggere prima con attenzione quello che è scritto all'interno del documento, perché vengono fatte le dichiarazioni imprecise, come è successo ad esempio sulla carenza del termine proposte dei partecipanti all'interno del documento, che viene più volte citato. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Ci sono altri interventi? Passiamo quindi alla presentazione degli emendamenti. Sì, avete tutti o più o meno le vostre fotocopie, quindi possiamo leggere gli emendamenti. Anzi, do direttamente la parola a uno dei proponenti,
che ne spiegherà una volta per volta, poi è possibile un intervento di ciascun gruppo consigliare, okay? Di un rappresentante di ciascun gruppo consigliare, e poi ci sarà l'espressione solo per 5 minuti e poi ci sarà l'espressione di voto che dura 3 minuti. Tutto qui. Mi scusi Presidente, prima di iniziare con la discussione degli emendamenti, siccome vogliamo prendere contezza un attimo della situazione attuale, anche perché c'è un nuovo emendamento che è stato presentato, chiederemmo una sospensione momentanea per parlarne un attimo e poi, se l'Aula è d'accordo, cominciare con la discussione degli emendamenti stessi. Sì, grazie. No, però perdonatemi, io devo fare adesso il cattivo. Il signor Toti ha presentato tardivamente perché si presentano all'inizio della seduta. No, si presentano prima della fine della discussione. E adesso, dopo che gli ho illustrato al signor Toti qual era l'oggetto del contendere, lui va e lo fa proprio, mi sembra alquanto sgradevole. L'ha detto nell'intervento, penso che ci sia il video. Allora, consigliere Ciancio, che lei si debba mettere d'accordo con le opposizioni per far scrivere il regolamento, ci va benissimo, l'abbiamo detto noi. Allora, io vorrei ricordare che ci sono stati interventi, che è stato espresso a voce, si è ritenuto di doverlo scrivere su carta affinché venga presa in considerazione come possibilità riduttiva, perché voi fate un elenco lungo, lui magari ne vuole, non lo so. E allora può emendare il mio emendamento, il signor Toti, quando ne discutiamo, non è che tardivamente ne presenta un altro. Perché l'emendamento presentato dal consigliere Toti dice... Ma non è allora, io vorrei... La finiamo qui. No, Presidente. No, io la finisco qui. No, Presidente. Allora, c'è stato un... Allora, io voglio fare il riassunto delle puntate precedenti perché sembra che qualcosa ce lo siamo perso. A me discussioni tra di voi le vedete altrove perché qui non interessano. Allora, io faccio notare che c'è stata la presentazione... Ma che cosa sta dicendo che non posso presentare un... Ma se l'è letto il regolamento, può essere presentato un emendamento, me lo stanno confermando anche dall'ufficio consiglio, prima... È considerato un subemendamento, ma non limite, però può essere... Mi ascolti, Presidente! Può essere un subemendamento, No, quest'altra cosa... Prima della chiusura, sì, però puoi considerarlo un subemendamento, no, perché c'è una parte del... Allora, non è un subemendamento, perché altrimenti bisogna mettere qualcosa. Se passa uno dei due è un subemendamento, perché se passa questo e va messo dov'è la copia originale? Prendi la copia originale. Quello lì, dove pure lo quello metti, di Toti l'ha messo stesso. Qua, capito? Quindi quella è una parte di questo. Sì, però è riduttivo rispetto a questo, certo, qui. Certo, questo emendamento, intendiamolo così. Scusi Presidente, questo, Presidente. Quello di Toti Presidente. È preso. Cioè, no, ma lui non vuole tutto questo. Presidente, mi scusi. Cioè, lui vuole una cosa, scusate, non lo posso considerare un subemendamento, perché... Sì, un attimo, volevo solo chiarire. Sicuramente se passa quello, allora... I due emendamenti sono in parte simili, nel senso che quello, ma è successo già la scorsa volta con altri emendamenti su altre risoluzioni che erano molto simili, alcuni più completi di altri. Allora voglio dire, se non si può considerare un subemendamento, perché se lo consideriamo subemendamento va votato tutto quello che c'è scritto, voglio dire, quello è un emendamento aggiuntivo, ma... non comprende tutti i punti che avete elencato voi, quindi vanno votati in maniera distinta, non lo possiamo considerare come possibilità all'interno della vostra possibilità, perché significherebbe per lui accettare anche tutti gli altri vostri emendamenti che ha dichiarato, che il consigliere Toti ha già dichiarato espressamente durante il suo intervento che non vuole prendere in esame, quindi per me è lecita, più che lecita, la proposta di emendamento del consigliere Toti. Allora Presidente, sì. Consigliere, scusate, un richiamo al regolamento, in base all'articolo 86, esatto. Gli emendamenti si possono presentare anche all'interno della discussione nella quale stiamo. Esatto, punto. Prima della fine della discussione, l'ho già detto e lo ripeto, i due emendamenti sono diversi perché uno
include n punti, l'altro ne include solo due. Non posso dire che uno all'interno dell'altro, perché significherebbe dover accettare uno in toto. Sono due proposte di emendamento distinte. Uno chiede un elenco lungo di emendamenti, di subemendamenti, l'altro ne chiede solamente due. Voglio dire, sono diversi, sono nell'intento diversi, è inutile dire. Quindi, no, non c'è bisogno di sospendere per me. Si va alla votazione degli emendamenti, punto. Allora, stavo chiedendo la presentazione degli emendamenti a uno dei firmatari che può presentarla. Quindi passiamo prima agli emendamenti proposti del PD, quindi il primo, che è quello di aggiungere la lista che tutti avete sotto mano, non credo ci sia bisogno di rileggerla, però se volete la rileggo, chiede di aggiungere... Ah sì, la descrive lei, per me va benissimo, grazie. No. L'intenzione del gruppo PD era quello di votare detta delibera e migliorarla, perché ci sembrava una delibera che puntasse, come dire, a due cose da risolvere nel nostro municipio, no, all'interesse di tutto quello che ci può essere. Questo fatto gliel'ho puntualizzato anche alla Presidente della Commissione, perché se noi guardiamo solo a due aspetti, ed era di questo che mi preoccupavo e ci preoccupavamo, di fare questa delibera, che è una delibera, e l'indomani ritrovarsi la soluzione di due soli problemi del nostro municipio, noi avremmo avuto poca lungimiranza rispetto a quello che si è detto in commissione. Cioè, ce ne stanno infiniti di punti che necessitano di questa, come dire, un contributo che i cittadini possono dare. Ma se dopo questa delibera, che è una delibera, ci troviamo qualche signore che già puntualmente è stato convocato per risolvere uno o due problemi, io non è che voglio dire di no, dico di sì, ma mi voglio cautelare, come giustamente molti consiglieri prima di me hanno detto e il PD lo dice, inserendo con una completa puntualizzazione di quello che è il regolamento e il contratto o convenzione, come il consigliere Giuliani disse in commissione. Io sono venuto per caso nella commissione mobilità perché mi piacerebbe partecipare a tutte le commissioni, ma purtroppo i nostri mandati politici obbligano a dividerci a volte. Quindi questo contributo che il PD vuole dare, anche il consigliere Toti, perché io stamattina ho spiegato al consigliere Toti dove, quando e come, a lui giustamente dice basta mettere il regolamento. Dico sì, vabbè, ma visto che nella loro delibera, e la chiamo delibera, sono stati già puntualizzati delle cose molto importanti che dopodomani con questa delibera possono fare, gli uffici fanno un bando e si può affidare un bene In contratto di sponsorizzazione. Dico, perché non aggiungere queste due cose? L'accoglieranno, tant'è vero che lo ribadisco, lo riabbiamo ribadito al quarto comma, quando dice prendere in debita considerazione, oltre al regolamento, i requisiti della delibera stessa. Quindi questi due emendamenti erano due emendamenti aggiuntivi che non volevano né disturbare, né modificare, né cambiare, né precludere ogni possibilità al Movimento 5 Stelle di cambiare il futuro del mondo. Anzi, volevano semplicemente dare una mano. Se, come vedo in aula, facciamo del bizantinismo puro, mi sembra veramente che stiamo facendo... rendendo problematico l'inutile, lo dico tante volte. Scusatemi tanto, ma come si può pensare a fare una delibera dicendo che quadro, quando al secondo punto del deliberato si dà mandato agli uffici di fare un'altra cosa? Qual è? Che cosa dovranno fare gli uffici domani? Che cosa dovranno fare gli uffici? Io il deliberato mi interessa. Il deliberato è questo: di dare mandato agli uffici competenti di predisporre avvisi pubblici, che o predispone sulla base di quale regolamento, che noi non ne abbiamo votato nessuno. Deleghiamo agli uffici o lo fa l'assemblea il regolamento? Mezzo grillo.
Chi lo vota il regolamento? Domani noi voteremo un regolamento quando lo porterete in aula del municipio. Chi l'ha votato? Gli uffici o noi? Guardano la regolarità tecnica, amministrativa e danno il parere. Se è vero che hanno dato un parere tecnico, lo ribadisco, a qualche consigliere sprovveduto, è perché non ci sono somme da spendere. E allora è certo che dicono di sì. Ma se c'erano delle somme da spendere, vedevate come stava qua il parere tecnico, doveva dare una motivazione puntuale e precisa. Siccome non ci sono soldi da spendere, è ovvio che va bene. Ma ripeto, i regolamenti si votano qua, gli indirizzi che un bando deve prendere si votano qua. Quindi questo emendamento non è uno, sono due. Uno in cui dice di mettere il regolamento e il contratto di sponsorizzazione necessario a quello che voi volete fare. E in particolare nel regolamento e nel contratto di dovranno essere previsti, oltre a quello che prevedete voi, finalità, requisiti, ma soprattutto voi forse queste cose poi si metteranno normalmente. Una cosa, il controllo. A chi lo deleghiamo il controllo? Cioè, ma, cioè, voglio dire, se vogliamo fare le cose fatte bene, bisogna scrivere bene. Noi abbiamo visto l'altro giorno in alcuna commissione dove certi passaggi sono stati saltati, i cavilli. Ci sono studi che lavorano su questa roba per incastrare le amministrazioni pubbliche. Io non vorrei interromperla, però grazie, sono... stava andando... breve. No, no, stava andando fuori tema e i 5 minuti sono passati, no, quindi non vado volevo... fuori tema perché fuori tema... Ma ha detto mai, professoressa italiano, che vado fuori tema? Anzi, ho centrato sempre dal 72. Ma ha detto mai, anzi, mi diceva che centravo sempre l'argomento. Proprio per questo... Quindi sono due gli emendamenti, quindi il primo, quindi direi di votarli separatamente, siete liberi di fare quello che volete, i numeri lo dicono, ci sovrastano. Poi se si accoppia pure il fatto, non dovete mica cercare sponda in qualche pezzo dell'opposizione perché avete tutti i numeri. Quindi se coglievate bene il fatto che regolamento e contratto di sponsorizzazione vanno bene da inserire, vuol dire che va bene pure l'altro, fidatevi. Grazie consiglieri di maggioranza. Allora, ci sono altri interventi, è possibile rispondere a ciascun gruppo? Ci può essere intervento di ciascun gruppo, quindi ci sono interventi. Non sento, comunque ci può essere un intervento anche sugli emendamenti, su questi emendamenti presentati, l'intervento. Sì. Allora, vorrei fare chiarezza perché mi sembra che si fa una confusione. Allora, avevo proposto di toccare un emendamento per volta. Abbiamo toccato il primo emendamento proposto dal PD, che è quello di inserire tutta la lista che avete davanti nella delibera. Sì, sì, è un emendamento, io intendo la lista nel senso che non la leggo, l'ha letta lei parzialmente. Quindi allora adesso se ci sono interventi, la consigliera Cerquoni. Per Fratelli d'Italia, come già detto prima, riteniamo l'emendamento preciso e puntuale, soprattutto nella parte della definizione della manutenzione e dei controlli, aspetto chiave che non può essere non inserito anche in una delibera, perché se noi oggi non abbiamo progetto, sanzioni, cioè progetto, controllo e sanzioni, questa cosa finirà come tutto quello che abbiamo votato con le scorse consigliature. Quindi riteniamo alcuni aspetti della delibera, alcuni aspetti dell'emendamento fondamentale e quindi Fratelli d'Italia voterà favorevolmente all'emendamento. Soprattutto, e ripeto, sulla parte dei controlli che non sono stati previsti nella delibera che ha portato il Movimento 5 Stelle. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Consigliere Ariano? Io, grazie Presidente. Mi permetto di dire che in realtà io nel momento in cui ho letto questo primo emendamento, al termine il regolamento, ha dato adito di pensare che si desse appunto agli uffici competenti la possibilità di predisporre
un regolamento delle sponsorizzazioni del settimo municipio. Quindi in realtà probabilmente è semplicemente una questione terminologica, quella che magari ha potuto creare un momento di, diciamo così, di impasse, perché io ho intuito e sono contenta di averlo di aver trovato da parte di tutti un approccio favorevole, e apprezzo il contributo, che è sicuramente un contributo fatto e teso ad diciamo a poter avviarsi alla cosa in modo, insomma, unanimo, comunque compatto. Vorrei però semplicemente specificare che il termine avvisi per la procedura è un termine che, nel momento in cui si parla, diciamo, di bandi, gli avvisi, essendo bandi pubblici, necessariamente sono corredati dai capitolati, che sono, diciamo, i regolamenti ad hoc per la singola procedura. Pertanto, così come specificato il regolamento, a me personalmente aveva dato l'idea che si volesse predisporre un eventuale regolamento delle sponsorizzazioni del settimo municipio. Io questo quindi dicevo anche ai colleghi poco fa: se si vuole fare un lavoro di commissione con un regolamento apposito, quello che faceva anche il collega precedentemente insomma, come supposizione, c'è un regolamento? No. Però evidentemente, visto che, insomma, l'ha ridetto lui, a me ha dato adito proprio a questa tipologia di interpretazione, quindi posso dire, possiamo, se vogliamo, predisporre, ovviamente sulla scorta del regolamento già esistente, appunto la deliberazione del Consiglio Comunale numero 214 del 2004, e nell'attesa dei contenuti del futuro regolamento del verde, che pare debba essere predisposto in un immediato futuro da parte dell'attuale amministrazione di Roma Capitale, quindi dicevo, possiamo, se vogliamo, regolamentare nell'ottica di quelli che saranno i futuri avvisi. Ora, io a me preme ricordare che è evidente che, ove non ci sia una un esborso da parte insomma, dell'amministrazione, gli uffici verifichino, appunto, che non abbiamo scritto, insomma, delle cose insomma eccessive. Quindi capisco che la rispondenza tecnica sia stata appunto data nell'ottica, appunto, di questo, di quanto è stato scritto in questo documento. Proprio in quanto è stato scritto nel presente documento, a mia richiesta ieri sera l'ingegnere Tomizia ha confermato che nulla osta al fatto che noi possiamo contribuire nel futuro, così come si evince da qui, a dare indicazioni di specifica a quelli che saranno i futuri contenuti e del capitolato, a tutela dell'amministrazione che noi rappresentiamo, a tutela anche e soprattutto, cioè, di tutti, appunto, insomma, che insomma, ecco, che i contenuti siano chiari e specifici, e quindi volti al criterio dell'efficacia, efficienza e tutti i criteri che comunque improntano l'azione e l'operato della pubblica amministrazione. Ripeto, probabilmente da parola avvisi può creare questa idea che non comprendano anche questo, ma vi confermo che nel momento in cui si fa un avviso per un bando pubblico ci sia necessariamente anche relativo capitolato e bando e lo schema di contratto. Non il contratto, ovviamente, uno schema di contratto che puntualmente ovviamente dice a chi andrà a contrarre con la pubblica amministrazione cosa la pubblica amministrazione prevede in ragione di quel rapporto. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti? Sì, consigliere Sciaccio parlava di sponde. Io, per carità di patria, non parlo delle sponde che hanno influenzato negativamente la politica romana. Perciò voglio dire, prima di parlare di sponde, ecco, analizzi bene di che cosa sta parlando. Rispetto all'emendamento aggiuntivo, io non è che sia contrario rispetto a questo emendamento. Io ho detto solo che, se noi volevamo vederlo da un punto di vista quadro, o comunque una delibera di indirizzo, andava soltanto, e per questo il mio emendamento,
inserita solo la parola il regolamento e il contratto di sponsorizzazione. Perciò non posso essere contrario a questo se si parla di una delibera specifica. Sono contrario, comunque non voto contro chiaramente, non lo vedo come entrare nello specifico come fa questo emendamento, ma penso che sia, come ho detto, un discorso di una delibera, che è una delibera che può essere una delibera di quadro, una delibera di indirizzo, e allora praticamente lo specifico io non lo metterei, però se poi lo vogliamo aggiungere non è la fine del mondo, ecco, voglio dire. Allora, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ci sono a disposizione 3 minuti per le dichiarazioni di voto. Sì. Nessuno, non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa direttamente alla votazione. Gli scrutatori sono già stati nominati e ci sono tutti e 3. Sì, vi prego di prendere posto perché procediamo alla votazione. Possiamo procedere alla votazione? Consigliere Ariano, prendiamo posto. Allora, votiamo il primo emendamento Presidente, presentato. Prima delle votazioni proporrei una sospensione. Grazie. Siamo quasi in votazione. Se l'Aula, tutta l'Aula è d'accordo a questo punto, perché eravamo quasi in votazione. Quindi siamo in votazione. Se allora, chi è d'accordo a questa sospensione? Eravamo in votazione, quindi dovete essere tutti d'accordo. Siamo in dichiarazione di voto, Presidente. No, eravamo in votazione perché ho detto gli scrutatori ci sono, procediamo alla votazione. Però se tutta l'Aula è d'accordo. L'abbiamo chiesta prima, non c'è stata concessa, non si sa per quale motivo e ci ritroviamo così, ma diciamo reale e razionale. Sì, ma poi l'abbiamo chiesta anche noi, c'è stata negata, quindi cioè, sotto sto profilo ci siamo. L'ha chiesta. Maggioranza, fai come te pare qua dentro, siete 15, che dici ti è stata negata? È stata negata, l'ho negata io prima, consultata, allora. Forse prima, la consigliera Vitrotti è stata poco attenta durante la discussione. È stata negata prima dalla sottoscritta al consigliere Guido. La Presidente, c'è tutela tutta l'Aula, non solo la maggioranza, consigliere Vitrotti. Ma infatti ha ragione, ha fatto bene. E la prova bene. È che ha negato allora, la nostra soluzione. Allora, io questo dibattito sinceramente non lo reputo assolutamente necessario. È stato chiesto 2 volte, io per 2 volte ho consultato l'Aula e per 2 volte ho detto di no. Quindi, voglio dire, più di così non si può fare. Adesso mi sto consultando di nuovo con l'ufficio consiglio, se permettete. Cerco di essere più imparziale possibile, però un minimo di calma e tranquillità. Se tutta l'Aula è d'accordo andiamo in sospensione, altrimenti si vota. Tutto qui. Scusi, per cosa la vota? Cioè, allora, perdonatemi. Lei non decide nulla, scusa, votano in Rocco, l'Aula. Sì, Rocco, no, chiedevo perché per fare una sospensione ci deve essere un motivo, non è che ce ne andiamo di là. Qual è il motivo della sospensione? La sospensione è valutare l'emendamento, perché prima è stata chiesta una sospensione, io non gliel'ho concessa, quindi è per no, questo. No, Presidente, mi scusi, non è che lei non l'ha concessa. Il Movimento 5 Stelle, lei non può decidere di non No, non è che non gliel'ho concessa, io ho detto no come ho detto no a loro, mica che concedo così a casaccio, non era il momento e non era il momento giusto. Ma no, mi scusi, lei non può dire non è il momento giusto, doveva fare al limite come ha fatto adesso, là c'è stato un errore. Prima l'ho già fatto, mi sono consultata con loro e con l'Aula non ha richiesto poi la. Io ho chiesto all'Aula se era poi non c'è stata nessuna. Presidente, mamma mia, basta, no, veramente. Io penso che veramente che questi teatrini potremmo evitarli. La sospensione, andiamo a votazione. Grazie. No, informo il capogruppo del Movimento 5 Stelle e noi siamo d'accordo alla sospensione. Oh, se serve. Perfetto. Okay, perfetto. Quanto tempo? 10 minuti? Allora, non più di 10 minuti di sospensione.
Prendete posto, per favore. Si procede con la votazione dell'emendamento. C'erano già state espressioni di voto? No, tutti hanno fatto dichiarazioni di voto. Espressioni di voto non c'è stato niente. Non c'è stato niente, eravamo in votazione. Quindi si rivolge. Allora, riprendiamo da dove eravamo. C'erano state le discussioni, c'era stata la presentazione dell'emendamento, gli interventi dei vari gruppi consigliari. Potete prendere posto, per favore? Sì, sì, votazione. Procediamo. Allora. Allora. Candigliota a posto, perfetto. Allora, eravamo rimasti alla votazione perché c'era stata la discussione, non c'era stata alcuna espressione di voto. Ed eravamo pronti per la discussione e per la votazione. Quindi andiamo a votare il primo emendamento presentato dal gruppo PD. Allora, fare così però, c'ha 30 minuti, le persone che ci guardano, che è stato deciso? Perché votiamo cosa? Cioè non si capisce allora, che stiamo facendo. Allora, io ripeto, è stato spiegato prima e magari lo rispediamo anche adesso, perché penso che si sappia quello che siamo andati a fare. Allora, c'era bisogno di un chiarimento sugli emendamenti per poterli capire meglio, perché come ho detto anche di là, magari è facile allinearsi quando si è pochi, è più difficile quando si è 15, e quindi abbiamo cercato di capire pro e contro degli emendamenti insieme e poi ne abbiamo parlato in sede capigruppo. Tutto qui, questo abbiamo fatto, per chiarire le posizioni sugli emendamenti. Riprendiamo la votazione laddove interrotta e quindi, ripeto, si vota la votazione del primo emendamento proposto dal gruppo PD. Ci sono favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuti? Nessuno? Perfetto. Sì, no. 8 favorevoli. Dodici contrari. Il primo emendamento è respinto. Passiamo al secondo emendamento, sempre del gruppo PD, che verrà illustrato dal consigliere Ciancio. Il secondo emendamento è semplice. Ribadiva che bisogna, oltre al regolamento, devono essere, ve lo leggo, debba essere preso in considerazione, oltre al regolamento, quindi che non è stato mai citato in delibera, i seguenti criteri, che sono quelli che avete messo voi di seguito alla delibera. Giustamente, quindi, se era una delibera che vuole fissare dei criteri per il regolamento, è giusto dire che va rispettato il regolamento come intendeva l'emendamento numero 1. Invece, soppresso e cancellato il primo emendamento, vabbè, si può scrivere oltre al regolamento i seguenti criteri: regolamento generico da elaborare in comitato, oltre a un regolamento bisognerebbe cambiare questo se deve vivere solo questo, perché questo emendamento nasceva dall'esigenza di tutelare e garantire tutti i punti che avete messo in delibera fino alla fine della narrazione. Grazie, io non so che dire, perché uno era conseguenza dell'altro. Arrivederci, grazie. Ci sono interventi? No.
Ci sono dichiarazioni di voto? No? Allora sostituiamo lo scrutatore perché la consigliera Cerconi si è assentata, quindi scrutatore il consigliere Giuliano. E procediamo quindi alla votazione. Ci sono pareri favorevoli? Sì, votata all'unanimità, quindi l'emendamento viene accolto. Passiamo invece al terzo emendamento consegnato dal consigliere Toti. Consigliere Toti, vuole esporre il suo emendamento? Io ho votato favorevolmente anche al regolamento complessivo. Con le specifiche, però ecco, voglio dire che se quello che ho detto in precedenza, se è una delibera che vuole essere di indirizzo, come io penso, dico, il regolamento dovevamo mettere un riferimento al regolamento senza la specificità poi della cosa, perciò per questo io ho presentato un emendamento che è nello spirito di una delibera di indirizzo e non di una delibera specifica, perché se c'era la delibera specifica andava bene anche la specifica che poi il gruppo del PD ha presentato. Ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? È approvato il terzo emendamento. Passiamo quindi adesso alle dichiarazioni di voto sulla delibera in oggetto, oggi al quarto punto. È possibile rileggere almeno la parte della delibera emendata, così capiamo quella che stiamo votando completa degli emendamenti votati? Grazie. Tesoro, sono un consiglio, non posso. Allora, guarda, praticamente questo qui va messo. Allora, 1, 2, 3, 4, qui, quindi al quarto comma diventa debita considerazione oltre al regolamento. Sì, allora, la modifica... la proposta del soggetto privato interessato dovrà consistere in un progetto di valorizzazione manutentivo e o anche in un progetto di nuova sistemazione per il quale dovranno essere tenuti nella debita considerazione, oltre al regolamento, i seguenti criteri. Allora, questa invece è di dare mandato agli uffici competenti di predisporre il regolamento e il contratto di sponsorizzazione per la procedura, ok, e appositi avvisi per la procedura di sponsorizzazione, eccetera, eccetera. Passiamo quindi alla votazione della deliberazione. Ah, sì, volevo dire. Siamo arrivati alla votazione della deliberazione in oggetto, ci sono dichiarazioni di voto? Sì, due. Allora, il consigliere Giuliano e il consigliere Ciancio. Consigliere Giuliano, ha facoltà di parola. Sì. Fratello Italia, mezzo grillino, che mi hanno fatto lo sconto. Quindi da oggi in poi, Presidente, dichiaro che voto tutto a favore, quindi buttatemi tutto sotto che vi voto. Un voto. Sì, perché poi... Una volta sono favorevole alla Fantina, una volta alla Lozzi, insomma è carina questa cosa, però va bene, mi dovevo divertire durante questa consigliatura, trovo il modo per divertirmi, ma non con tutti, per amor di Dio, c'era uno in particolare che poi dopo ce la vediamo. Ma per quanto riguarda, quindi, per non smentire la grillinicità che ho dentro,
E quindi come fratello d'Italia, perché sono un fratello, i fratelli e sorelle se ne sono dati, quindi manteniamo questa positività dovuta dal fatto che effettivamente anche qualcuno ha detto, la presidente Meloni, no, venne qui in questo municipio dicendo che se il privato possa dare il suo contributo è ben accetto, e quindi mi sembra che la sponsorizzazione vada anche in questo senso. Poi io ricordo a me stesso, non mi permetto di ricordarlo agli altri, ma a me stesso mi ricordo che noi facciamo politica, per cui a volte poi i tecnicismi lasciano il tempo che trovano, ma quando ci proviamo e quando una delibera è firmata dal direttore e dal dirigente, io alzo le mani, perché comunque io faccio la parte politica come consigliere, c'è chi fa la parte amministrativa. Abbiamo avuto delle delibere non firmate dai i dirigenti e firmate dai consiglieri, che comunque poi ne sono responsabili. Quando c'è invece la firma del dirigente o del direttore o di tutte e due, significa che la parte politica spetta a noi e la parte amministrativa spetta a chi di dovere. Quindi da questo punto di vista gli emendamenti li ho votati tutti e tre, anche se sono un po' grillino, l'ho votato tutti e tre. Voto anche comunque sia la delibera, perché quadro non quadro, cornicetta, va bene, cioè l'indirizzo è quello giusto. Poi chi di dovere farà regolamenti, schema di convenzioni, contratto di sponsorizzazione, chi più ne ha più ne metta, saranno gli uffici che dovranno mettere insieme tutta questa storia. Quindi il Fratello d'Italia è d'accordo. Grazie consigliere Giuliano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ciancio. Ah, sì, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, volevo dire che il lavoro da noi fatto non voleva apparire come un'entrata a gamba tesa, bensì un lavoro per migliorare, come dire, le finalità e la, diciamo, alcuni accordi che in futuro dovranno essere stipulati tra il conduttore, diciamo, le due parti, ecco. Grazie. Dichiarazione di voto? ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora sì, la consigliera Ariano. Chi? Ah, non. Allora, va bene, no, tranquillamente. Chi? La donna, allora, la consigliera Ariano. Io ringrazio i consiglieri, perché appunto prima abbiamo avuto modo di confrontarci e abbiamo superato quella che è risultata poi essere una mera questione terminologica, tant'è infatti che dalla rilettura della delibera, a me è sembrata così, della deliberazione, effettivamente poi il risultato è quello che l'intenzione che comunque si è evinta appunto da questo emendamento, ovvero quella di una predisposizione da parte della, insomma, col contributo della commissione preposta e quindi con l'aiuto dei vari consiglieri, verrà appunto predisposto un regolamento per le sponsorizzazioni per il settimo municipio. Quindi questo non mi trovo un po' a trovare che è favorevole, in quanto anche presidente della medesima commissione, e è ovviamente in quell'ottica, come spiegavo prima, che si è cercato ovviamente di tenere, senza andare troppo nello specifico, proprio perché la volontà di questa diciamo, la ratio di questo primo step era quello di dare un'informativa che destasse l'interesse nei confronti della cittadinanza e che desse già un primo mandato per l'avvio dei lavori in questo senso anche per gli uffici. Quindi il Movimento 5 Stelle comunque ringrazia per questa apertura e siamo sicuri che per quanto riguarda questo ed altri progetti che potranno interessare determinate tipologie di materie, sarà, insomma, solamente, diciamo, una questione di rodaggio, ma che a prescindere dalle eventuali
predisposizioni ideologiche o comunque visioni di alcune cose, nell'insieme riusciremo poi a raggiungere quelli che sono i risultati. Quindi appunto ringrazio, so che non si è trattato assolutamente di un'entrata in gamba tesa e insomma questo è semplicemente appunto il punto di avvio per questa adozione del progetto nell'ambito del settimo municipio, dove ancora appunto dal 2004 ad oggi non si era data attuazione a questa previsione. Grazie. No, scusate, noi ovviamente è nostra, quindi insomma siamo favorevoli. Allora, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli. Ah, me ero dimenticata, per carità. Assolutamente, consigliere Torri. Grazie, Presidente. No, volevo dire che la Commissione ha lavorato con profondità rispetto a questo punto, che io penso molto, questa proposta di deliberazione, che sia molto importante, la sponsorizzazione per la valorizzazione delle aree verdi, e noi sappiamo le rotatorie stradali, la Iole e Isola Spartitafio come si trovano. Io spero che con il discorso della sponsorizzazione i cittadini del nostro territorio, del settimo municipio, abbiano una risposta, una prima risposta alle loro esigenze rispetto all'ambiente. E anche se poi, voglio dire, non è solo questo purtroppo il discorso che dobbiamo sistemare. E, mi sembra appunto una delibera ben fatta, ci ha lavorato, come ho detto, a fondo la Commissione. L'emendamento, io ringrazio tutti i consiglieri per l'emendamento che io ho presentato e che ha avuto il parere unanime di tutto quanto il Consiglio, che completa, diciamo, con l'inserimento appunto del discorso del regolamento e del contratto di sponsorizzazione, completa questa delibera per poi lavorarci poi più in profondità nei mesi successivi, nei giorni successivi. Grazie. Voto favorevole, chiaro. Allora, passiamo quindi alla votazione. I favorevoli, i voti defavorevoli? Contrari? Astenuti? No. È stata quindi approvata all'unanimità e la deliberazione quindi è approvata. Il Consiglio è chiuso. Buona giornata a tutti.